Salve a tutti, cari pazienti! Come va? Benvenuti ancora qui insieme per un altro mercoledì! Sì, come state? Eccoci! Allora, vediamo un po' chi c'è in chat! Ragazzi, allora, salutiamo un po' Chiara, Oblivion, Nevarnost, sì, vabbè, insomma, Niki Zummo, Fabrizio De Francisci, Little Saturday Lab, Techflame, Serpente Solido 89, Fanny Animal, Danvers 1984, il Dambro, Alessandro Baggi, Rob Snake, Sergio Fusaro, Federico, Davide Cusano, Mister Santinumi, ciao Fabrizio. Akuma, oh, Hiroshima, my life! Hiroshima, my life! Com'è possibile? Grazie, grazie! Hiroshima, my life! Dovesse capitare effettivamente che si faccia questo viaggio in Giappone, io mi aspetto. O Hiroshima, my life, scusa l'accento, la pronuncia. Mi aspetto di trovarti lì e di incontrarti, di salutarti, come minimo. Bene, bene, ragazzi, allora, veramente grazie, grazie infinite. C'è anche un Marocco Selvatico. Eh sì, stasera effettivamente ce l'abbiamo qui fra di noi. Gli sono passati tutti i malanni, finalmente è guarito quell'enorme malattia esistenziale che si chiama vita. E ve lo porto qui davanti a voi, in tutta la sua beltà. Eccolo qua, ciao Paolino. Ciao, ciao a tutti! Senti come sono guarito bene, no? Con un Mettiti un sacco di pochino mestizia più verso la tua dentro sinistra, così mi stai di me. centrato. Sei sempre Verso decentrato la mia nella tua sinistra vita. così? Questa è la mia Oh là, sinistra? che non riesci a essere né Ok. mai a destra né mai a sinistra. Sei un Esatto, centrista. allora mi metto ancora un po' più in qua, così. Cioè, Mauro è morto. No, no, però c'è mancato poco. C'è mancato Tanto, poco. tanto così praticamente. No, no, ma lui nemmeno la morte lo vuole, quindi niente, ce lo teniamo per sempre qui fra di noi. Che bellezza! Ogni volta mi ricordate Batman e Robin. Boh, Non sappiamo vabbè. chi è Batman, non sappiamo chi è Robin. Esatto, meglio evitare di indagare oltre. Sei un centrino, esatto, un centrino, quello delle nonne da mettere sopra la TV. Mauro of the Esatto. Universe! Mauro, domani le super Mao chat Love vanno the a Techipin. Esatto, Universe. esatto. Manolo, che maglia meravigliosa! Manolo. Hai visto che roba, hai visto che roba. Grande, grande. Bene, ragazzi, ma allora quindi diteci un pochino come ci sentite, se i volumi sono a posto, se siamo allo stesso livello, insomma, se ci sono echi strani, voci dall'oltretomba. In teoria, basso, faccia amara, basso cosa? E quindi, beh, niente, ah, basso quello lì, ok, perfetto, va bene. Ok, no, grande Giorgione, grande mille, grazie mille, sei già sto smarellando, ragazzi. Sera a tutti, presente come sempre con loro, grandissimo, veramente sei veramente impagabile. Volume, cozzamara, basso il volume, ma basso il Ottamare. volume di chi? Il mio? Ma io volendo mi posso alzare leggermente. Maolino, in teoria, parla un po', Maolo, vediamo un po'. Prova, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 for you, 1 for Ma me. anche tu sei bello sparato in realtà. Vabbè, vabbè, Ah, allora abbasso un facciamo volumi pochettino. equilibrati. Sì, dai, in Con i teoria dovremmo potenti essere a mezzi al posto. basso. Bene, bene. Allora, faccia amara, mi sa che sei tu che hai le casse basse a sto punto. Alza tu un pochino. Grande, grande Sergio, grazie mille, grazie di cuore. Senti da Dio, sì, no, in realtà sarà il buon facciamara che ha le casse basse, un po' basse. C'è un glitch sulla telecamera di Maolo, lo vediamo calvo. Ragazzi, quello lì è un glitch purtroppo voluto da madre natura proprio a prescindere sulla sua esistenza, quindi non ci possiamo fare niente. Per me l'audio, ok, sì, bene, benissimo, ragazzi, dai, ce l'avemo fatta. L'avemmo Allora, fatto. Maolino, come stai? Cos'è successo in queste settimane qui? Non ci siamo veduti. C'è stato dell'influenza, C'è stato quindi dell'influencer? l'altro. C'è tutta Poirino, quasi tutta Poirino che è influenzata. Non sono stato io l'untore, comunque, questo voglio Diventata il nuovo dire. epicentro del Covid? Esatto. Tanto alla peggio, cosa dovremmo mai Cosa fare? Che ne avete so, un viaggio in voi? Giappone. Cosa vi è arrivato? Il Covid-20, che è il seguito, il sequel del Esatto, Covid-19? il sequel. Tra Il l'altro è arrivato Maurizio Trumpettismo. Pistelli. Ciao Maurizio. Ciao. Niente, quindi ancora un po' di tosse che si sta scatramando Bene, bene, bene. piano piano.
Qui TechPlane ci dice che il mercoledì sera verso le 21.30 gli viene sempre una poderosa erezione. Soluzioni? Ah, in realtà è giusto, è così, è corretto che ti venga. Vuol dire che stiamo agendo per come dobbiamo agire. Poi ovviamente fra un po' che ci sentirai parlare diventerà impotente, perché quella è l'unica... l'unico risultato è quello lì. Ma sono l'unico che si presenta con nome e cognome. Sergio Fusaro, ormai sì, ti conoscono tutti nome e cognome, verranno tutti quanti sotto casa tua a menarti. Maurizio Pistelli. Ciao Maurizio, stai qui, stai in live che ci saranno belle sorprese. Stai manzo, io nel frattempo stai continuo manzo, a cambiare inquadratura per quanto mi sia Hills possibile. Hills Regoli, anche stasera ci sarà Monnezza video lui. Esatto ragazzi, ma scusa, ma ragazzi, ci conoscete, se non c'è un po' di Monnezza videoludica no, non siamo noi, non ci riconoscete, noi proprio come indirizzo di vita abbiamo il fatto di proporre Monnezza videoludica, quello in questo canale troverete essenzialmente praticamente solo quello, la Monnezza, sono qui per la Monnezza, esatto sì, la Monnezza. Allora ragazzi, appunto, partiamo con un po' di Monnezza. Di cosa parleremo stasera, come avrete visto? Io non l'ho ancora capito comunque. Tu non l'hai ancora capito, sì. E come avete visto un po' dalle anteprime, dai miei post, eccetera, eccetera, continueremo anche stasera nel viale lastricato di cattive intenzioni e maleducazione che ci porta dagli albori dei famicloni fino alle clonaggini, ai clonazzi, ditelo come volete, più recenti. In uno di questi step, ovviamente, ci sarà appunto qualcosa che non avete ancora visto, o immagino che non è così usuale vedere, essenzialmente, diciamola così. Ed è appunto quello di cui parleremo questa sera. Abbiamo visto i cloni del NES, i famicloni, abbiamo provato un po' di cartucce sul... Su quello che potrebbe essere una Polystation moderna. Vi ho fatto vedere anche la Polystation, abbiamo visto la cartuccia della Polystation, abbiamo superato i Famicloni 8-bit, siamo arrivati su quelli 16-bit con il Mega Drive, abbiamo visto il Mondial Drive della Schneider. Il Mondial Drive ti aspetta. Il Mondial Drive ti alza la cornetta. E vi ho fatto vedere un po' di cagate mariesche create male per il Mega Drive, e adesso ci ergiamo, no? Facciamo un ulteriore passo in avanti verso il baratro, salendo di livello e mostrandovi quello che effettivamente è un clone, come giusto che sia, ma un clone di quelli più particolari, perché è un clone del Super Nintendo. Attenzione! Un Super Famiclone! Tu avevi mai visto i cloni del Super Nintendo, caro Maurino? Beh, non so se erano reali cloni del Super Nintendo, ma io ricordo cose strane nella mia gioventù che avevano queste forme. Poi non so se dentro... c'era qualcos'altro. Nel frattempo ha segnato il Barcellona, perché c'è la partita stasera. C'è la partita, c'è PSG contro Barcellona, ha segnato il Barcellona. A noi non ci interessa, noi facciamo concorrenza a tutta la Champions League. E la Champions League, io non ne capisco niente, guarda. Che torneo è? È un torneo dove ci sono un sacco di squadre e poi alla fine vince il Real Madrid, fondamentalmente. Ma sono sempre quelli che corrono dietro un pallone facendo finta di cadere? Esatto. Fanno finta di cadere, cadono sapendo di mentire, quindi... Bene. Allora va bene. Non ci spaventano. Allora, sì, effettivamente, come dici tu, di cloni con la forma del Super Nintendo... ne abbiamo visti tanti. Spesso e volentieri si trattava di cloni che al loro interno avevano un clone del NES, un famiclone classico. Mi viene in mente il Supercom, che era questo, questo famiclone a forma di Super Nintendo un po' così, però che alla fin fine era il NES essenzialmente. Il fatto invece è che questa sera vedremo un clone che ha la forma del Super Nintendo, ma anche le funzionalità del Super Nintendo. Attenzione. E ve lo faccio vedere in grande. Dai, guardiamo subito la scatola. Eccola qua. Allora. Pronti ragazzi? Siete pronti? Eccolo qui!
il e della brutteria 16 bit ai quarti con più solvedo games, yeah. Super 16 bit della Argo, che anche qui ce n'è un Argo, po' Argo, il capolavoro di Ben Affleck, Argo. Chi è che non se lo ricorda quel capolavoro di Ben Affleck? Super 16 bit. Super 16 bit. Allora, questo effettivamente è un clone non so del Super Nintendo, non solo nella forma, ma anche nella funzionalità. I cloni del Super Nintendo effettivamente esistono, esistevano anche allora. Il problema è che il Super Nintendo è una console che per sua stessa natura è molto complicata da riprodurre in un SOC, quindi crearla sotto forma di clone. Molto complicata e molto costosa anche. Ne hanno fatte svariate versioni, questa dell'Argo è una delle tante. In realtà almeno un paio di quelle versioni che giravano erano sempre la stessa, però ovviamente rimarchiata sotto altri nomi, effettivamente. Marchiata a fuoco. Eh sì. Però c'erano anche dei cloni del Super Nintendo un po' particolari che comunque, come questa, ne emulavano le funzioni. Questo è proprio un clone hardware, sempre con il solito SOC, System on a Chip, che riproduce le logiche di funzionamento della console originale. Ovviamente chip a bassissimo costo, però si lavora con i giochi del Super Nintendo. TechFlame, sì, ma non ha il Blast Processing. No, il Blast Mamma Processing mia. Non ce l'ha. Argo Cargo, dov'è il bazooka? Attenzione, Spilvicio, perché questa console, adesso la vedremo nel dettaglio, è pienamente compatibile con tutti gli accessori del Super Nintendo, anche con il Super Scope, perché gli attacchi sono gli stessi. Ed effettivamente avresti potuto utilizzarci anche il Super Scope. Oh, allora, Peppolo, quindi potrebbe girarci un Everdrive. E adesso vedremo, chi lo sa. Faremo un po' di test. Intanto ve lo favorisco qui a favore di camera. Eccolo, vediamo se riesco. Super 16 bit. Super 16 bit, eccolo qui. Io ho preparato un po' di robina da testarci su, ovviamente a partire da clonazzi terrificanti che vi agevolo qui in camera. Ecco qua, Final Fight 2, però con l'illustrazione di Ken e Ryu da Street Fighter Alpha, non so come mai. Comunque anche qui c'è scritto 16 bit, attenzione, questo qui è proprio, ma neanche l'illustrazione ben tagliata, ci hanno fatto un disastro, guarda, una schifezza. Poi abbiamo questa, la cartuccia misteriosa, non si sa che cosa ci sia lì dentro, ma proprio niente, non c'è nessuna indicazione. Io ho dimenticato totalmente cosa ci possa essere dentro, forse non l'ho mai provata, non lo so, insomma, vedremo. Poi ho le dimensioni agghiaccianti di quella americana, comunque. Probabilmente una repro moderna, questa qua è nuova, vabbè, Mother Earthbound in versione qui americana, questa qui è una repro proprio schifosissima. E poi ho una serie di altre cosine molto 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 carine, per esempio un po' di roba qui, un po' di fritto misto originale, questa è tutta cosa originale. Oh, tra l'altro, ragazzi, essendo ovviamente che è venuto a mancare Toriyama, potevo mai evitare di giocare insieme a voi Gogo Hackman? Ovviamente ci vuole Gogo Hackman. Ne ho parlato anche nel video apposito sui giochi curati da Toriyama. Attenzione. Partirà? Oh. Non lo so. Poi Super Mario Star più Super Mario World. Questa cartuccia molto molto carina. Un gioco Super FX. Attenzione, Starwing. Quindi testeremo anche i giochi Super FX. Vediamo un po' che cosa è fuori. E poi questo, che è stato uno delle prime repro marce che ho trovato. Cos'è? Che è un Donkey Kong Country. Marcissimo. E in standard, effettivamente questa qui è in standard Super Famicom, però con la, forse l'avevo già fatto vedere anche in un video, con l'adesivo tutto spiccicato, poi strecciato male, tagliato male, della versione PAL, tra l'altro, però in realtà è per Super Famicom, non mi chiedete come mai, trovato in un mercatino di Palermo 1000 anni fa, credo che forse ha una ventina, 25 anni sta cosa, dall'età del Super Nintendo. Sono 25 euro, cioè. All'età del Super Nintendo, quindi siamo là, non è recente. Poi io, anche qui per restare in tema, Toriyama,
Chrono Trigger, questo qua giapponese originale, poi ve lo faccio vedere. Una Gain, o Agane, ditelo come volete, che è uno dei giochi più... In teoria è uno di quelli che costano di più per Super Nintendo, uno di valore, diciamo così. Però a me ha sempre fatto abbastanza cagare. Per quanto sia comunque un gioco carino, ma l'ho sempre trovato inutilmente ostico, ma lo proviamo. Poi vabbè, c'è un Super Castlevania 4, su cui è uno di quelli miei di quando ero ragazzino, ancora in tonso. Però purtroppo la scatola l'ho persa. Un Killer Instinct, perché giusto, vi devo un po' flexare il fatto che sono bravissimo a Killer Instinct, quindi mettiamo anche Killer Instinct, non è vero, mi sono scordato tutte le mosse. Ragazzi, c'era una volta, un tempo, io mi sognavo le combo di Killer Instinct la notte, per poi cercare di provarle il giorno dopo. Stavo malissimo, non avete idea di che cosa, di quale fosse la mia pazzia nei confronti di Killer Instinct. Questa però non è la mia copia originale, l'ho trovata loose da qualche parte. La mia copia aveva anche il CD Killer Cats, che è sempre sempre molto bello. Ma non poi, ce l'avevi naturalmente, quella versione lì. Proveremo i Super Game Boy, sia in versione PAL che in versione giapponese. Vediamo se funzioneranno. Anche qui ho preso un po' di cartuccine da testare con il Super Game Boy. Lo vedremo a tempo debito. E poi ovviamente non potevamo che testare lui, il marcione per antonomasia, se si parla di Super Nintendo, almeno il più marcio che ho io in che c'è in mio possesso, che è Mortal Kombat con i personaggi disegnati da un bambino delle elementari. Questo è vero, ragazzi. Allora, cioè, vi faccio, guardate il disastro. Questo tu praticamente cosa facevi? Aprivi le riviste dei videogiochi un tempo lì, allora, no? Guardavi gli annunci di vendita da parte dei negozi di videogiochi, annunci di vendita per corrispondenza, vedevi Mortal Kombat e dicevi: porca vacca, Mortal Kombat costa solo 39.000 lire, perché non comprarlo? E poi a casa ti arrivava questo. Beh, che bello, che bello. Però attenzione, attenzione, perché nella sua monnezzitudine era curatissimo. Aveva anche il libretto di istruzioni. Cioè, ragazzi, con Raioen, Scorpion, Gord, ovviamente c'era Gord, poi facevi Enurans, no? Poi gli altri più o meno, Shang Tsung era scritto bene. Qui avevano Cage, preso... che era solo Cage, potrebbe essere anche Nicolas Cage. Avevano fatto ovviamente gli screenshot. Questa, ragazzi, è una copia dell'epoca, Mamma mia, ma questa dovrebbe valere 500 euro almeno. Io vi faccio capire qui, qua. Più vuol dire insieme, già, perché bisognava anche capirsi, no, negli appunti, che R uguale L, le due lettere sono uguali. Poi anch'io, cioè, sto veramente male perché le due lettere sono uguali. Evidentemente avevo qualche problema anch'io. Avanti, avanti, X, mosse. Avanti, avanti, Y, arma. Roteare il pad in avanti, colpo mortale. Roteare in avanti. Ma poi c'è neanche la traslitterazione corretta. Cioè, Dance a member of the Super Secret Lotus Society. The Spices... Beliefs. Cioè, ragazzi, io vi faccio capire che razza di roba era sta cosa qua. Io voglio vederlo subito. Sonia, io, ditemi voi, questo non l'ho disegnato io, questo qua è nel manuale originale. Guarda, vabbè, lo scorpio. Cos'è? Prince of Persia. Ma che è sta roba? Magari fosse Prince of Persia. Liucano, sì, esatto. Ma questo è Sub-Zerd. Sub-Zerd. Il vero nome o identità di questo guerriero è sconosciuto. Sì, certamente non è Sub-Zerd. Poi, ragazzi, io Kano direi che è un figurino. Eccolo qua, va che roba. E niente, poi Acclaim, tutti quanti i loghi, tutta... E poi la cartuccia era sta merda. Anche questa in standard Super Famicom, non si capisce come mai, però questa qua era universale, addirittura NES USA, qua così.
Però la Shell è da Super Famicom. Però questa qua era universale, funzionava ovunque, sia sui PAL, gli NTSC, qualunque cosa. Poi da notare qui, bellissimi. Non so come mai ci fossero... Sì, forse avevo provato ad aprirla, probabilmente. Non lo so. Gli ho tolto le viti, è tutto smerdato, tutto sminchiato. Ma perché rovinarlo ancora? Il Famiclone vabbè, a questo punto, perché gli metti questo e si rovina lui. Questo è Mortal Kombat, 39.000 lire. Eccolo qua. Guarda, arrivava a casa questa cosa qui. Poi dicono, ma una volta erano tutti onesti. Sì, onesti. Non sono mai stati onesti neanche a lei. Porca miseria. Va bene. Il copyright dei loghi non esisteva all'epoca, ma certo che esiste, ma figurati se sti qua che si sono presi la briga di creare tanto di scatola. Ma io non capisco, poi effettivamente mi sono sempre chiesto, ma non gli costava di meno prendere una scatola di Mortal Kombat vera? Anche quello giapponese, in questo formato qua, scannerizzarla e stampare. Perché si sono messi a fare i disegni? I disegnini? Cioè c'è stato uno che ha fatto i disegni, poi li ha anche colorati, fatti proprio... a mano, ma perché? Per quale motivo? Perché hanno detto, metti che ci beccano, no? Così non rischiamo niente. Porca miseria, non lo so, vabbè. Comunque sono cose che da giovane ti formano, no? Poi cominci a essere sospettoso di qualsiasi cosa, non ti fidi più di nessuno e la tua vita è rovinata, come sempre. Va bene. Allora, ragazzi, facciamo un po' di ordine, sennò qui si distrugge tutto, l'autodistruzione. La... bene, allora io aprirei la scatolona e vediamo, facciamo un veloce unboxing e poi diamo uno sguardo ravvicinato alla console, eh? Mamma mia, siete contenti? Allora facciamo un veloce unboxing, dunque vediamo un po' da dove che si apriva così. Aspetta, diamo un'occhiatina un pochino alla scatola, no? Allora, Digital Sound Real Voice, va bene. High-tech controllers. Vabbè. Tra l'altro i controller, adesso li vediamo, sono dei signori controller, attenzione. Spectacular signore color, signori. Dazzling 3D graphics. Attenzione. Slow motion arcade turbo joystick. E questo ha un senso. Comunque super 16-bit high quality computer video game. E poi c'è il logo, quello a quattro tattini, quattro colori del Super Nintendo o del Famicom, del Super Famicom, tutto smerdato qua, non lo so cosa ci hanno fatto, Super Game. Poi sono cose belle questa sera. Super 16-bit, dietro è essenzialmente la stessa cosa, uguale, niente, non c'è altro, c'è scritto che se hai meno di 3 anni non lo puoi usare e lo devi usare comunque, in ogni caso, sotto supervisione di un adulto. Va bene? Tu sei un adulto? Non credo, in realtà non credo di essere mai stato olografico, adulto. Attenzione. Della Argo. Tu sai chi era questa Argo? Che ci guarda. La... ma che odore ha la mestizia? Ha un odore che non te lo posso... No vabbè, questo ormai ha perso l'odore, sa un po' di muffa, però ha perso l'odore di mestizia. Allora siamo fortunati, di mestizia vecchia. Allora, Largo, ragazzi, era in realtà una casa produttrice cinese, ovviamente, che faceva tutti questi cloni. Aveva un po' le mani in pasta in tutti questi cloni. Non li produceva lei direttamente, lei rimarchiava i cloni che venivano prodotti da altri, come il 99% di chi produceva queste cose. E famosissima Largo perché uno dei suoi cloni più diffusi era quello a forma di Nintendo 64 con i pad che sembravano quelli Logitech, simili a questi, diciamo così, con però i due cornetti che scendevano qua, comunque bianchi. E era un clone molto 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 diffuso nell'Europa dell'Est. Grande Mr. Santinumi, grandissimo. E anche qui da noi è arrivato. Mi stupisco sempre di più. Esatto, Mr. Santinumi. E vedrai, ancora ce n'è da stupirsi. Oppure faceva il forma di Super Nintendo, anche lì, però sempre 8-bit. Però era un nome conosciuto. Io so di gente, anche qui in chat, ho visto che avevano commentato sì, Argo, il mio famiclone dell'epoca era Argo. Sì, era una marca abbastanza comune, diciamo così. Il fatto che avesse poi commercializzato un clone vero e proprio del Super Nintendo è piuttosto inedita come cosa. Eccolo qua, ragazzi.
Va che bello, va che bello. 16 nella sua bellitudine. Computer game. Con tanto di, guardate ragazzi, lo slot ha anche le prese per il chip FX. Quindi, mamma mia, in linea teorica dovrebbe essere compatibile. Meglio chi dell'originale. Sta, chi sta. C'era anche il manualetto, manuale di istruzioni, con che scimmiottava un pochino quello del Super Nintendo, ovviamente tutte cose segnate stortissime, un disastro. In che lingua? In inglese. E non c'è tanto da dire, non ci sono cose particolari o riferimenti specifici a distributori qui in Italia, è abbastanza standard come manualetto. Ci sono un po' le istruzioni per collegare la console e basta. Poi abbiamo, vabbè, il cavo RCA. Attenzione, questo ovviamente usciva solo con RCA oppure antenna. Quindi non aveva anche, non aveva il multi out, quello lì standard del Super Nintendo. O RCA o antenna, che è proprio lo schifo più totale, l'antenna. Pure mestizia. Vabbè. Io so che tu sei uno che sei appassionato di collegamenti RF. Madonna, io quando ero ragazzino stavo malissimo per questa cosa. Sono cresciuto, sto ancora male per la ricerca dei canali RF. Effettivamente c'era anche un cavetto RF dentro, così te lo collegavi alla console, però alla TV, però mancava lo switch, quello che ti convertiva, magari non aveva bisogno, ad antenna. Quindi effettivamente tu se lo collegavi tramite antenna alla TV per guardarti la TV normale, dovevi staccarlo ogni volta, altrimenti non beccavi più i canali che ti mandava l'antenna. Poi l'alimentatore classicissimo, in standard europeo, attenzione, da è uguale a quello del Super Nintendo praticamente. E poi ragazzi, i controller, ce ne sono due, sono meravigliosi, ve li voglio fare vedere. Addirittura qui non si bada a spese, qui non si bada a spese. Poi vi faccio vedere anche un po' una comparazione con col Super Nintendo originale. Ragazzi, questi di qui sono dei controller meravigliosi, fenomenali, perché a parte il feeling che è esattamente quello dei controller del Super Nintendo, tranne forse gli shoulder che cliccano, non so se si sente, invece sì, quelli del Super Nintendo non cliccavano, ma poi hanno questa cosa bellissima che è lo slow motion e il turbo separato tasto per tasto, tranne gli L. Non so come mai non hanno voluto mettere il turbo degli L, ci sarebbe stato, però vabbè, gli L, gli shoulder. Allora, come funzionava lo slow motion e il turbo? Essenzialmente ripetendo, perché anche lo slow motion funziona così, ripetendo la pressione, simulando la pressione ripetuta di determinati tasti. I turbo si capisce, insomma, se tu più mettevi alto il turbo, più lui simulava la pressione ripetuta sul tasto a cui applicavi il turbo. Quindi era come se qualcuno premesse velocissimamente. Avanti un miliardo di anni. Vabbè, era così che funzionava. Invece lo slow motion come funzionava? Perché abbiamo normale, slow motion 1 e slow motion 2. Funzionava esattamente allo stesso modo, però con il pulsante start. Quindi metteva e toglieva la pausa velocissimamente. Ma a cosa serve in realtà? Mettendo e togliendo la pausa velocissimamente, tu eri rallentato nel movimento nel gioco, capito? Perché lui ti metteva in pausa e ti toglieva la pausa velocissimamente, quindi tu avanzavi piano piano. Questa era tutta la tecnologia di slow motion utilizzata da questi controller. È bellissima questa cosa. E rappresenta proprio al 1000x1000 la filosofia, insomma, del cheating tramite hardware che si usava all'epoca. Poi vabbè, esistevano controller con le funzioni programmabili, addirittura controller che avevano la cartuccia dentro. Ne ho uno di Mortal Kombat, ce l'ho da qualche parte, poi magari lo vedremo in un'altra live. Aveva le cartucce, tu inserivi le cartucce dentro avevano un programma che ti modificava la funzionalità dei tasti e ti creava le macro. Per esempio tu con un tasto premevi e faceva subito la fatality, capito? Mamma mia, veramente. Esatto.
Però le versioni scrause dei controller programmabili funzionavano in questo modo, cioè simulando la pressione ripetuta dei tasti. Quella dello start che ti Beh. metteva in pausa 1000 volte era bellissima, bellissima e soprattutto molto anni 90. Oh, allora, ma mettiamole in comparazione queste due console. Dai, vediamo. Eccola qua. Allora, questo qui è il mio Super Famicom dell'epoca. Che tra l'altro è rimasto bello intonso, nessun ingiallimento, non so come mai, un miracolo, credo. E questo è il nostro Super 16-bit. Come vedete, è leggermente più grande, Quindi vuol dire leggermente che è più potente se è più più grande. schiacciato. Sì, ovviamente, se è più grande, è più potente, come il marketing ci insegna. Più piatto, più schiacciato. Anche dietro, vedete, le connessioni chiaramente indicavano una voglia di sbattersi minima, però c'era una cosa molto molto carina che sul Super 16-bit c'era, e ovviamente sul Super Nintendo, sul Super Famicom originale no, che era questo, il selettore della regione. Ma che bello, Ammazzate. ma che bello, PAL NTSC. Questo, ragazzi, se l'avessi avuto all'epoca, sai quanto avrei goduto invece di armarmi di adattatori inutili, che poi comunque il gioco me lo facevano vedere a 50 Hz? Sai quanto avrei goduto con una cosa del genere? Porca Bianco e vacca. nero, come negli anni 60, quando c'era l'Odyssey, per esempio, No, che è del il bello è 71. che effettivamente, non potendo usare la SCART, attenzione ragazzi, perché non potendo usare la SCART, tu per usare l'NTSC e quindi vedere a colori dovevi usare l'RCA, però dovevi avere la TV multistandard o Certo, una sì. TV americana. In questo caso, se no ti chiavavi, eri sempre con tutto in bianco e nero, a meno che non lo mettevi in PAL. Comunque, ragazzi, questa cosa all'epoca c'era gente che avrebbe ucciso per una cosa del genere. La cosa simpatica, però, è sotto. E allora qui agevolo la telecamera. Oh, allora. Qui praticamente ti spiega la funzionalità dello switch PAL NTSC, no? Lui ti dice: attenzione, perché ci sono dei giochi che probabilmente quando tu li metti nella regione per cui non sono creati, ti dice che questo game pack non è pensato per il tuo Super Famicom Super NES. Praticamente loro sapevano che in alcune situazioni poteva apparire il messaggio quello standard di Nintendo che ti informava che il gioco non era per la regione della tua console. Allora loro cosa dicevano? Qui ti dicono: allora cosa fai? Tu spegni, sposti lo switch, accendi di nuovo e aspetti 30 secondi che la console faccia il riconoscimento della regione, la cartuccia quindi si assesti. E poi, dopo che stai giocando, che hai cominciato a giocare, puoi rispostare di nuovo lo switch a caldo direttamente mentre stai giocando e rimetterlo nella posizione di prima. Quindi loro ti davano anche le indicazioni. Comunque, Pensa qui, come erano bellissimo. gentili. Tu lo facevi ovviamente a velocità supersonica, tatatata, così per vedere che cosa succedeva. Esatto. Comunque, guarda il bollino di garanzia messo sulle viti, tra l'altro, quindi Mamma non mia, potevi aprirlo, metti che se no qualcuno lo vuole aprire, la no? garanzia di Argo spariva. E qui c'è scritto, vediamo, non riesco a leggere, c'è scritto Simply Fun Always Argo. Simply Beh, Fun io non me ne vanterei. Always Argo. Ma vabbè. Comunque, insomma, ci hanno provato, ci provavano a fare le cose per bene, almeno per bene, ma a bassissimo costo, ovviamente. Quindi, Wiccino, PAL NTSC, super promosso. Bisogna vedere se funziona, però, ovviamente. Tu cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Allora, innanzitutto io penso che questa roba è oltre ogni umana comprensione, credo. Esatto. Non, insomma, Ma che cioè, bello. cosa posso dire? Cioè, a parte il fatto che veramente l'ingegno umano che si abbassa a dei livelli incredibili, sai quel meme? Ma se usassimo il 100% del nostro cervello e vengono fuori i famicloni, no? Ma Vabbè, questa è Dark veramente una King, roba che, boh, cioè, rispondo un proprio po'. prendiamo per il culo la gente in una maniera devastante.
Come vedete, anche i controller sono con lo stesso attacco, quindi in standard SNES tranquillamente, quindi possono essere utilizzati. Comunque, rispondo a un po' di commenti. Darth King, un clone, questo qua è uno dei pochissimi cloni del Super Nintendo, effettivamente è un Super Nintendo. E adesso lo accendiamo e lo vediamo. Sembra un Nintendo modellato male su Blender. Esatto, è... Non so come mai, perché abbiamo voluto fare tutto questo lavoro quando bastava prendere le scocche di questo. Cosa che più o meno già facevano però con i Famiclone 8-bit. Bastava prendere le scocche di questo e farci una versione. Non lo so. Comunque, vedi, la versione originale aveva la porta, quella lì dell'espansione, che avrebbe dovuto essere utilizzata. È stata utilizzata con il Bandai Satellaview e con qualche altre pochissime cose. Però sarebbe dovuta essere utilizzata per collegarci la PlayStation, la La Don PlayStation, PlayStation. attenzione, perché effettivamente veniva collegato tramite questa porta. Ovviamente il Super 16-bit qui non ce l'ha, perché giustamente nemmeno sapevano che sarebbe stata utile sta porta. Perché effettivamente poi non è che sia stata così tanto utile, però i Super Se tu Nintendo, i guardi Super Famicom originali comunque ce l'avevano. tolto forse quella che è stata più usata come porta seriale, porta di espansione come vuoi, forse una di quelle che l'ha usata di più è stato il Mega Drive con il Mega CD. Esatto. Con Forse Super alla Nintendo è stata fine. usata pochissimo, solo per il Bandai Satellaview e forse qualche altra cosa. No, il modem era nello slot cartuccia. Mi ricordo che c'era qualche altro add-on Only Jap che l'ha usato per pochissimo, però vabbè. Non mi ricordo che cosa. Allora, dai, facciamo un po' di collegamenti. Vediamo un pochino, intanto leggo un po' la Vadi, vadi. chat. FPGA, ragazzi, parliamo. No, non è FPGA, è un SoC che riproduce le lo... Sì, una... non è FPGA. FPGA è una cosa molto più avanzata, ha delle altre... degli... un altro funzionamento. Diciamo che è un clone, è un Pareggiato il Famiclone, dai. PSG, Un per dire. Famiclone, essenzialmente. Basta, non c'è molto da dire. Un Famiclone del Super Nintendo. Oh, Un famiclone allora. del famiclone del famiclone. Famiclone del Famiclone. Molto, molto raro all'epoca e anche adesso, per quanto se ne trovino comunque in vendita attualmente. Sì, Quindi, ma a se che lo volete prezzi? Cioè, c'è gente che vuole comprare, veramente dei soldi per questa cosa. non so perché vogliate mai comprarvelo, perché anche adesso un Super Nintendo ve lo tirano dietro e vi fanno anche la modifica, però, boh, caso vogliate farvi del male, insomma, potete. Allora, mettiamo un po' di roba qua. Vediamo. Dove sarà il chiavettino? Eccolo. Io adesso devo collegare il nostro bellissimo mini. Cavolo, quel La famiclone lì, scaraterme. ripeto, veramente valeva l'acquisto solo per sto cazzillo qua. Allora, L'acquisto colleghiamoci migliore che su hai fatto in tutta la tua vita. un USB. Ma sì, ma guarda, mi è venuto comodissimo. Non hai proprio idea di quanto mi sia venuto comodo sto coso. Ah, comunque funziona così. Questo qui, ragazzi, se non avete tante pretese di collegare console vecchie alle TV moderne, cioè anche se si vedono di merda, vi va bene lo stesso. Procuratevelo perché non è male. Probabilmente su AliExpress l'ho trovata ad una monata. E praticamente lui si alimenta con un USB, una mini USB. Poi ci attaccate da un lato la console con i suoi bei cavettini RCA. Là. E dall'altro la TV tramite l'HDMI. Come dicono gli Beh, c'è chi stronzi, crede che usando l'HDMI. questo vedrà le cose in full HD. In full HD, siete 2-1 del stronzi. Siete PSG, incredibile, incredibile. stronzi, dite HDMI, Vitigna! ovviamente. Mi raccomando. Allora, la colleghiamo il tutto. Un sacco di cinesismo in questa cosa, Allora, io sta effettivamente. roba l'ho provata anni fa quando lo acquistai, perché non ce l'ho da poco, ce l'ho da un bel po'. Però poi non l'ho più utilizzato, quindi non so se funziona, non so come funziona, cioè non ho idea di quel che succederà. Noi però ovviamente ci proviamo. Eccolo qua, il pad. Oh, il pad, no, ragazzi, ecco, questo è da far vedere. Il pad. Questo è tutto il filo del pad.
in standard Super Famicom, ma non so come, ma a me che Esatto, sti c'è fili un cavo di microscopici. 20 centimetri. Porca miseria. Fili microscopici, anche qui, vabbè. Nintendo ha fatto scuola. Allora, cosa proviamo? Cosa proviamo? Suggerite, suggerite. Cominciamo subito con i marcioni, cosa dite? Beh, io proverei Allora. innanzitutto con qualcosa di veramente obbrobrioso, tipo Mortal Kombat. Vabbè, Mortal Kombat, quello so già che dentro c'è Mortal Kombat. Io E vabbè, proverei ma a se lo dici vedere così non c'è cosa c'è qua suspense in questa cosa. dentro. Final Fight 2, voglio vedere proprio se esiste, se c'è Final Fight Mario 2 dentro. Bezos. Allora, capture. Allora, io provo ad accenderlo, ragazzi, ora vediamo. Quel che succede, succede. Hai messo su Power, PAL la invece luce si è che accesa. NTSC. La lucetta è accesa, Olà. ma no signal. No signal, no signal. Capcom. C'ho delle pause, delle pause. Beh, un Capcom con dei problemi Con Capcom con dei comunque. problemi, però aspetta perché l'ho messo in NTSC, guarda che c'è NTSC. NTSC Allora, aspetta, spengo, lo metto in AV44777722. PAL e lo riattacco. Vediamo cosa fa. Eccolo qua. Bisognava metterlo in PAL. In DuPAL. Allora, voi mi avete detto quella volta, provate, beh, prova a ridurre. Ah, proviamo. Vediamo un po'. Olà, a mettere i 4 terzi. Io adesso ci provo, ragazzi. Però devo modificare Mettere tutti e quattro OBS. i terzi, Ma in comunque. Ma teoria dove stai dovrebbe andando? essere così il 4 terzi. Non vedo Giusto? l'immagine. Giusto? Sì, Se tu bene. metti così, alla peggio 16 non splattato, DuPAL. quindi. Quindi questa cartuccia è PAL e se la mettiamo in NTSC la console comincia a flickerare male. Allora, vabbè, comunque Final Fight 2, quindi ci sta. Proviamo a Ok. vedere se parte e funziona. Agar, ok, Final non è che Fight cavolo sono 2. successo. Bene, bene. Ok, guarda, potremmo anche leggermente aumentare la misura qua. Vediamo. Là. Va, che bello OBS, quante belle cose che ci fa fare. Là. Bene. Teoria così dovrebbe andare, no? Oh. Voi sentite il rumore del gioco? La musichetta perfetta? 27 pixel più piccolo del 4 terzi. Vabbè, dai, abbi pazienza. Ho fatto tutto ad occhio, tutto ad occhio. Hong Kong Kong non c'era Super Mario. Super Mario lo vediamo dopo. Ah, ma funziona anche veloce. Vabbè, per essere PAL, sì. Il gioco in PAL non era male. Final Fight 2 era abbastanza veloce comunque di suo. È bassa, però sì. Allora l'alziamo leggermente. Leggo proprio pochissimo. Così la sentite meglio. Comunque, sì. Final Fight 2. Non so perché ci sia l'artwork di Street Fighter Alpha. Io mi aspettavo Street Fighter Alpha. Effettivamente, ve lo faccio Perché rivedere. farci delle domande? Ecco, vedi. C'è l'artwork di Street Fighter Alpha. Comunque vi faccio notare che si accende la lucetta. Guarda qui, va che roba, va che Che roba. Oh, tecnologia. vabbè. Voilà! Comunque sì, dai, carino. Classicissimo Final Fight 2 che conosciamo tutti. Vedi lo stereo, il boombox. C'è del È un sacco di prestigio. Eh sì, vabbè, presterismo, in Agar, effetti. ovviamente, a parte fare il sindaco della cittadina lì, Il sindaco di Australia. Lui faceva anche il wrestler, ovviamente. era il sindaco di Australia, ma faceva il Il wrestler. wrestler. Vabbè, dai, proviamo a vedere quell'altra cartuccia innominata. Vediamo Traversa che del cosa PSG nel succede. frattempo. Allora, io la metto così a favore di camera. Quindi stacchiamo qua. Eject. Lo devi fare a console accese, più bello. Quasi si incastrava, attenzione, quasi quasi si incastrava. Proviamo lo scognito qui, vediamo cosa succede. Questa, tra l'altro, vedete, ha la forma delle cartucce SNES americane e dato che lo slot qui è enorme, ovviamente ci sta senza problemi. Poi da lì a partire è un altro Adesso discorso. la facciamo partire e vediamo cosa succede. Capture. Vediamo. È All Stars, è All Stars, è All Stars. Va bene, vabbè, dai, Super Mario All Stars. Secondo me è Sonic, no? Sai che questa console non mi dispiace, ma neanche a me dispiace effettivamente. Allora, proviamo a metterlo in NTSC. Allora, aspetta, facciamo partire Mario 1, eh.
Sentiamo la musichetta. Così ti blindano il canale. Vabbè, Mario Stars effettivamente già era più ottimizzato per i 50 Hz, quindi effettivamente non è così diverso. Io proverei a metterlo in NTSC. Allora, facciamo così, lo spengo, metto NTSC e riaccendo. Vediamo cosa succede. Flickera male. E beh, non avevamo dubbi. Male a tutti i colori sballati. Ma questo, sai, credo che sia più una questione... Però vedi che è più largo? Perché ovviamente il 60 Hz ha più linee, era più largo. Cioè più alto. Credo che si veda male così perché o è il mio adattatore... Però aspetta, vediamo. Proviamo a mettere anche questo. 1080 fa niente, no, è uguale. Credo che sia o il mio video capture oppure questo adattatore qui HDMI. Magari se lo colleghi direttamente a una TV funziona bene. Chi lo sa. È strano, questo adattatore che non adatta. Adesso l'ho rimesso in PAL. L'ho fatto a caldo, Rain, ho messo in PAL a caldo. Lo rimetto in NTSC a caldo, guarda. Là. Comincia a flickerare malissimo. A sto punto credo che sia il video capture qui del computer. Comunque, come vedete, la schermata è più alta perché effettivamente andava a prendere tutta l'area dello schermo, quindi evitava di avere le bande nere sopra e sotto, che sono la nostra nemesi di ragazzini che giocavano a questi giochi. Mamma mia, che esatto, odio. C'è dell'adattatorismo sì, in questa... Sì. Tu giocavi in PAL, ovviamente. Tu PAL. Io l'NTSC, cioè, lo conoscevo già, però giocavo in bianco e nero, purtroppo, di fatti. Ah, giocavi in bianco e nero addirittura? Per forza, io mica avevo i soldi come te. Va bene, mi sono ammazzato. Televisori multistandard. Vabbè, ma cavolo, vabbè. Ma qualsiasi Mivar dal 1992 in poi era multistandard, praticamente. Veramente perché io ho provato dei Mivar evoluti e non avevano molti standard, quindi non è assolutamente vero. Non ci credo. Proviamo. Non ci credi? Ho le prove di questa cosa. 3, 2, 1. Ah, questa fa un pochino più di fatica a lanciarla nell'iperspazio. Questa è una retro moderna, proprio di ieri, fresca. Vediamo un po' cosa succede. Allora. Eccolo lì, vedi un po' l'erroraccio? Questo gioco non può essere giocato. Il gioco è in versione USA e lui ti dice, me la stai facendo girare su una console PAL e ovviamente non è. Adesso io switcho a caldo in NTSC, lui ovviamente flickererà male come colori, non dice niente, resetto. E parte, hai visto? Veramente flickera malissimo. Flickera male perché, ripeto, deve essere una questione o dell'adattatore qui, mini HDMI, eccetera, eccetera, oppure del mio... Eccolo qua, allora, va che bello. Airbound. Oppure del mio video capture. Dei difetti che non convincono. Meraviglioso. Mi raccomando, giocateci, poi vi cambierà la vita perché è psicopatico questo gioco, però è bello. Continua. Eccolo lì. È un gioco da giocare da soli e riflettere molto su tutto quello che vedete a schermo. Se lo switch a caldo cosa succede? Niente ragazzi, aspetta, io l'ho fatto partire, vediamo un po' se lo rimetto su PAL. Beh, su PAL resta, ecco, vedi, switchandolo a caldo mi fa giocare, mi fa passare lo screen iniziale e poi ci si può giocare. Bene. Quindi volendo uno può giocare anche sulle cose non PAL, sul PAL. Il problema è che però ovviamente ci giochi a 50 Hz perché ti rallenta il tutto. E poi Earthbound l'avevano messo su... Sai che non mi ricordo, su Super Mi pare Nintendo ci fosse su Lost Des Mini. Mi pare di sì. Ragazzi, è un gioco meraviglioso. Sembra una cagata. In realtà per alcuni aspetti lo è anche. Però... Sì, Ricky Sonic. Ho switchato e ha triggerato il Piracy Tracks. Piracy.
quindi mi sta facendo giocare dopo aver passato. Anche Donkey Kong Country dovrebbe avere questa cosa. E anche forse Killer Instinct. Ma lo proveremo comunque. Vabbè, dai, cioè non mi metto a giocare a Earthbound qui adesso, perché sennò perché veramente... magari è un po' lunga. Direi di no. Bon, allora, spegniamo. Cosa possiamo provare? Lo sai che tanto finiremo con Mortal Kombat. Guardate, ragazzi, allora, questo qui è un Chrono Trigger, preso ad Akihabara. Me l'ha regalato una cara amica, me l'ha regalato. E 2-2 del Barça, attenzione, con un'azione di quelle incredibili. E questo, praticamente, credo che fosse Super Potato da dove l'ha comprato. Praticamente cosa fanno i giapponesi quando hanno il loose? Ovviamente te lo impacchettano. Ha costato 1000 yen, quindi circa 8 euro. Te lo impacchettano. Ci si scrivono di che cosa si tratta. Tra l'altro role playing, hanno scritto role playing invece che role. Giri. Esatto. E poi ti fanno un altro servizietto. Molto carino e molto utile. Apriti. Maledetto. Apriti sedano. Cosa fanno? Ti cambiano la batteria. Vediamo se riesco a mettere a fuoco in maniera più ottimale. Allora, abbiate pazienza un secondo e cerco di mettere a fuoco bene. Là. Qui c'è scritto Battery Exchange Completed. Praticamente loro nel 2016 ti mettono anche il bollino. Ti dicono che hanno aperto la cartuccia e hanno cambiato la batteria tampone e quindi adesso è pronto per salvare i vostri salvataggi fino al 2000 e per sempre. Queste batterie effettivamente si scaricano dopo decenni. Quindi ti fanno anche sto lavoro di messa a punto, di così refurbishment, non so come si dica in italiano, del gioco. Ricambio batteria. Sì, te lo sistemano. Questo tra l'altro poi è un gioco che purtroppo dietro è un po' ingiallito e lo si vede da qua. Però vabbè, è originale. E noi lo proviamo. Vabbè, può succedere. Là. Vabbè, Chrono Trigger, ragazzi. Adesso è messo in PAL e sta funzionando. Ed è partito ed è a colori. Sì. Le batterie, Varta! Ricordiamo, Luke 74. Eccolo qua, aspetta, Active, va bene. Questa è la battle mode. Vabbè, qui ovviamente è il nome del personaggio. Ed eccolo qua, Chrono Trigger, bellissimo. Bravo, Rafael, ricondizionamento. A me vengono i termini in inglese spesso e volentieri e mi dimentico come si dica in italiano. Però sì, ricondizionamento. Una parola un po' intraducibile, vuol dire birra scura. va che bello. Naturalmente, ragazzi, uscendo in RCA e poi passando per due adattatori, ovviamente non è che sia tutta sta definizione. Però se voi prendete questa console e l'attaccate su un CRT qualsiasi, ve lo vedrete benissimo, immagino. È benissimo adesso, un oddio. CRT è benissimo nella stessa frase. Benissimo con l'RCA. Ok, sì, dai. Stavo spostando la posizione della finestra. E quindi benissimo è un parolone, però comunque lo vedreste meglio di così, sicuramente. Ecco, c'è la mamma che sveglia Crono. Crono, svegliati, c'è la tua amica Luca che ti aspetta. Ma stavo in bagno, ok, mi devi sempre chiamare a questa ora. Vabbè, dai, Chrono Trigger. Ci hai mai giocato a Chrono Trigger? Vediamo se corre. Sì, corre. Ci hai mai giocato a Chrono Trigger? Giocato, però, essendo un RPG, io sai che sono molto arcade, quindi... Ahimè, all'epoca giocavo ad altre robe. Sì, ragazzi, vabbè, Chrono Trigger, versione giapponese, ovviamente lo giochi tanto perché è bello vederlo, eccetera, però... A meno che tu non lo conosca a memoria, difficile ovviamente con caratteri giapponesi venirne a capo, però comunque è sempre un bel vedere.
Sto notando che c'ha il tasto che punta a sinistra un po' farlocchetto. Mi sa che bisogna. Non hai detto che erano dei joypad fantastici, meglio però di quelli della PS5, che questo è vero. C'hanno peraltro anche 40 anni. Ah! Poi vi racconto un aneddoto sui pad della PlayStation 5, perché è notizia di questi giorni che hanno cambiato un paio di robe, quindi per chi fosse all'ascolto e avesse già una PS5 o volesse poi comprare una PS5, c'è una cosa legata ai pad. Ma vabbè, posso anche dirlo adesso, tanto tu stai giocando. Dilla, dilla. Praticamente Sony è arrivata alla terza, diciamo, versione o revisione, è più giusto forse terza versione, dei suoi pad. Chiunque avesse i pad prima versione, questa cosa già succedeva con i joystick della PS4, e dovessero driftare a un certo momento, non è detto che si possano poi riparare, perché non ci sono più realmente forse i pezzi di ricambio, ci sono tutta una serie di cose. Io ve lo dico perché è un servizio che da BT Computer Games a Poerino in via Maretti 3/C faccio. E parlando con l'amico Nello di Alex.it mi ha informato appunto che siamo a questa terza versione, dove non si è ben capito se hanno risolto, in realtà non l'hanno risolto, se stanno limitando il problema oppure no, ma comunque sappiate che se avete una prima versione si capisce praticamente dalle ultime due lettere, se non sbaglio, del codice seriale. Adesso non ricordo che lettere cadono. Potrebbero non essere più riparabili se sono la prima versione, la seconda sì, e adesso c'è questa terza versione, quindi non vi stupite se a un certo momento vi dovesse driftare il pad e il riparator vi dicesse non si può più riparare, cosa che è successa tipo oggi pomeriggio in negozio da me. Quindi non riesco a far sta cosa, maledetto. Era un bel gioco una volta, tu lo stai distruggendo. Guadagni un po' di monetina che ti servono per fare gli altri giochi, vabbè dai. Lo stesso discorso, Peppo, lo vale per i pad dell'Xbox, nel senso si possono sempre riparare, non so dirti con tutta onestà se sono più duraturi rispetto a quelli della PlayStation, tutti hanno questo problema di drift comunque, compresa la Switch, uno dei grossi problemi dei joystick sono veramente questi analogici che vanno a morire in una maniera talmente facile. E, però sulle revisioni lì non ti so dire, non so per adesso come funziona, è una cosa per adesso legata al discorso. Proviamo un gioco Super FX? Assolutamente sì, assolutamente. Lo vediamo che cosa succede. Partirà? Parte! Ma adesso vediamo. Parte! E la mette da parte. Chi ripara la riparazione? Funziona... Repairist. Funzionano anche i giochi Super FX, ragazzi. Ma qui stiamo a livelli altissimi. Barrezza, a parte il fatto che io non ho insultato nessuno, però ti dico, non basta fare uno script eccetera eccetera, meccanicamente si danneggiano, poi a volte te la puoi cavare anche con quello, a volte no, nella fattispecie quando si tratta di una cosa meccanica non è che parti, fai a lei, cioè, è un discorso un po' più complicato. Adesso non voglio fare per carità l'insegnante, però voglio dire, è una cosa che c'è una differenza tra il rompersi meccanicamente e una riprogrammazione. Solo questo. Alla stragrande, eh. Adesso facciamo una cosa: provo a switchare nel TSC, vediamo se va effettivamente più veloce. Per quanto sicuramente si vedrà male. Vediamo. Mamma mia, guarda che roba! Va che glitch! Ma che glitch! Disastro! Un disastro! No. Questo probabilmente. Certo, una volta che hai cambiato i potenziometri devi ricalibrarli. Io intendo che proprio il pezzo di ricambio della primissima versione adesso tende a mancare. Difatti, purtroppo io non li sto più. Non riesco più a ripararli. O se trovo i pezzi ci impiegano una vita ad arrivare, anche informato di questa cosa. Però comunque devo dire che forse è leggermente più veloce del pallo normale. Non lo so. C'è scritto, cioè, allora, la compatibilità è quella con i pad, cioè con il pad. Però non lo so. Sembrerebbe che la console ottimizzi leggermente il pad aumentando un pochino la velocità. Non lo so, strano, bisognerebbe calcolare proprio gli FPS precisi, ma non sono attrezzato. Comunque ragazzi, è bellissimo perché funzionano i giochi FX.
veramente impossibile questa cosa. Incredibile questa cosa, c'è dell'incredibilitudine. C'è dell'incredibilitudine. Va bene, comunque va, va. Tu ci avevi mai giocato a Star Fox? Sì, Star Fox sì, era una di quelle cose che... Oddio, questa grafica bella, incredibile! Duo Borro! Incredibile! Duo Borro! Duo Borro! Duo Borro! Vabbè, ok, basta. Hai una cartuccia di Street Fighter Alpha 2? Sì, ce l'ho, però non l'ho trovata prima, porca vacca. Ho smarmittato tutta la libreria cercandola, non sono riuscito a trovare. Ce l'ho, però non la trovo, porca miseria. Perché anche quella sarebbe da trovare, effettivamente uno degli ultimi giochi del Super Nintendo ha anche dei chip avanzati all'interno, però non sono riuscito a trovarla. Quindi, ahimè. Superman 63, giustamente. Superman 63. Ah, è vero, allora... dicono, ma quando la proviamo questa slow motion, eh? Vuoi provare a slow motion? Proviamola sul prossimo gioco. Allora, io direi di provare questo. Il Donkey Kong Country marcissimo, versione Jap, ma in realtà è PAL, ma in realtà è qualsiasi altra cosa. Proviamo, vediamo un po' cosa succede. Questo sicuramente... Vabbè, in PAL dovrebbe partire tranquillamente. No, non parte. Dovrò soffiarci il soffio magico! Proviamo. Vediamo un po' il soffio magico cosa fa. Eccolo! Hai visto il soffio magico? Non si smentisce mai. Donkey Kong, esatto, il mitico. Donkey Kong, esatto. Eccolo, che bello Donkey Kong Country. Questo è il secondo, forse più il secondo, che il primo sono stati i videogiochi su Super Nintendo a cui ho giocato di più in assoluto, a parte Super Mario World. E poi il secondo Donkey Kong è un capolavoro di musiche, di level design, di qualsiasi cosa, meraviglioso. No, ragazzi, è leggermente più veloce del PAL normale. È un PAL 60. Non lo so, credo che sia ottimizzata la console, perché a giocarci così è addirittura ottimizzata, non dire queste parole, È effettivamente un pochino più veloce del PAL normale. Ah, vabbè. Sì, sì. La mia infanzia, sì, sì, ragazzi, era meraviglioso Donkey Kong. Donkey Kong Country, secondo me, Rare doveva... Sì, perché poi... No, più che altro Nintendo. Nintendo doveva valorizzarla di più, Rare. L'ha fatta lavorare tantissimo, però poi quando ne aveva più bisogno, cioè nell'epoca GameCube, l'ha lasciata andare via perché non hanno saputo valorizzarla quanto meritava. Sì. Grande casa, Rare. Qui c'è... l'avvoltoio nocciolino. Sì, sì, dai, bellissimo Donkey Kong Country, è un super capolavorone. Perché c'è Rambi? Palo del PSG. Palo del PSG. Ma basta, basta col calcio. Sì, sembra un PAL 60. Sì, 8-bit Joe. Secondo me è ottimizzata, perché effettivamente anche prima, giocando a Star Fox, sembrava più veloce del PAL normale. Ah, cavolo, vabbè. Lo Switch 60Hz funziona solo bypass per iniziare... Non lo so. Ah sì, tu dici che lo hanno messo solo per bypassare i giochi, quindi utilizzare praticamente qualsiasi regione senza problemi, e poi tu switchavi a caldo, ci giocavi. Sì, sì, sì. Potrebbe essere così. Vai di fosforo. Ticker Brush Symphony, madonna mia. Guarda, le colonne sonore di Donkey Kong Country 2 sono meravigliose. David Wise, grandissimo. Ok, allora. Cosa proviamo? Maolino, cosa proviamo? Allora, non mi ricordo che cartucce avevi fatto vedere prima. Allora, io avrei... Ancora, vabbè, Castlevania... Agane, ditelo come volete. Agane. Questo è uno dei giochi più costosi del Super Nintendo. E non mi chiedete perché.
Tra l'altro, con le mie ditate già l'ho fatto. Anche Questa non l'uso costa tantissimo. vale niente questa mia versione qui perché è tutta distrutta. Però è un gioco che se lo trovate con la custodia boxato, vale anche un bel po'. Anche in versione giapponese, tra l'altro, vale. Cosa strana. In the time of darkness, the pathway to Armageddon opens. Ecco, su questo possiamo provare lo slow motion. Lo mostrano a Mettiamolo vedere che così. cosa succede. Esatto. Comunque, Detto tutti i giochi comunque. giapponesi che messi su PAL funzionano. È 3-2 del Barça, incredibile! Pagane Tendo. Era bello graficamente, ma era troppo, Molto, molto. dici. Era troppo difficile, al limite proprio della frustrazione, della frustrazione. La frustrazione che è quella di Castelvania, ricordiamolo. Proviamo a metterlo slow motion. Allora, ragazzi, oh cavolo, c'è il coso. Sì, dai. Via, via, morite. Allora, quindi io cammino così normalmente, va bene? Adesso io. Ah, giusto perché ci sono i nemici che ricompaiono! Maledetti! Quanto questa è una cosa che ho sempre odiato, soprattutto nei Mega Man. Maledetti bastardi. Allora, vedete, io adesso applico lo slow motion, lo metto a slow 1. Intanto, vediamo cosa succede. Ecco. Senti che c'è il rumore della pausa messa e tolta. Mamma mia. Adesso metto lo slow 2. Ecco. Ecco, ancora più veloce. Però giustamente lui rallentava, faceva lo slow motion, togliendo e mettendo la pausa di continuo. Questa cosa ovviamente non funzionava tanto bene nei giochi che nella schermata, cioè quando mettevi pausa facevano apparire una schermata. Esatto, tipo Street Fighter, per esempio. Ecco, vedi che roba. Vabbè, togliamo sta roba. Olla. Vedi? Vedi, se metto la pausa fa quel rumore lì. E niente, ragazzi, questi erano gli espedienti dell'epoca. Io il pad col turbo ce l'avevo sul mio primo Famiclone. Era un Castle, si chiamava. E tramite lo slow motion sono riuscito a finire la sezione del turbo tunnel su coso, su Battletoads. Perché se no era impossibile. Era impossibile, se no. Ho cittato e ha Hai funzionato. citato. Comunque bello, ragazzi, again. Però, o again, io dico again, sono abituato quando ero ragazzino a dire Again così. and again and again. Ma in realtà è again. Però, cioè, impossibile finirlo. Io non sono mai riuscito perché poi a un certo punto, va bene, qui il primo livello è una cagata. Ma poi è da suicidio mentale. Poi sto pad non mi collabora, vabbè. Comunque carino, tu l'avevi mai esperienziato questo gioco, Non Paolino? direttamente, avevo solo visto dei video, uno di quei giochi che all'epoca non ero riuscito a giocare, l'ho poi recuperato dopo. E è una di quelle figate clamorose che, insomma, come scrivevano prima, è un po' la risposta a Shinobi, diciamo Sì, così. diciamo di sì. Un po' Shinobi, un po' Castlevania, un po' anche in alcune sezioni, però non c'è tanto backtracking, Metroid, comunque sì, c'è un po' di influenze varie. Allora, io direi di provare un gioco USA, proprio USA, USA! USA! USA. Sì, intanto queste cose le buttiamo lì, che è questo. Brawl Brothers, tra l'altro è un gioco all'epoca era Brother, sconosciutissimo, sì. sottovalutatissimo, ma in realtà è un picchiaduro a scorrimento bellissimo.
Veramente ben fatto. Secondo me rivaleggiava con Street of Rage tranquillamente. Oh, lo facciamo partire in PAL. Vediamo cosa succede. Tira? Secondo me no. Sì, parte. Già l'eco. La voce di Paolino è troppo alta, ma abbassiamogliela tranquillamente. Veramente. Abbassiamogliela, tanto non ha niente da dire. Ma Tiene solo come? Il conteggio dei gol del Barça. Eh beh, Barça e PSG perché sono uno contro l'altro. Via, abbassa. Ah, che sto cercando di come si dice? Di osservare tutte le meraviglie di questa macchina tecnologica così avanti. Sì, eh. Comunque, bravo Brothers, recuperatevelo perché è veramente bello. Poi c'erano tutti questi personaggi che erano un po' presi da Streets of Rage, effettivamente. Guarda qua. L'ultimo Eppure che è c'è praticamente Bison di Street Fighter. Bison misto a qualcos'altro. Naturalmente prendevo sempre il ninja. Ah, vabbè, devi prendere anche il compagno, giustamente. Compagni. Compagni! E su Switch Online, Brawl Brothers, bravi, allora giocateci. Se avete l'online di Switch, fateci un giretto perché è molto 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 carino. Pure lo emulate, per dire, eh. Eccolo qua. Io l'ho sempre preferito sicuramente a Final Fight il primo, ma senza proprio nessun dubbio. In versione Super Nintendo In dici? versione Super Nintendo, Ah, naturalmente, perché Final Steam, Fight il cioè. primo in versione Super Nintendo era la brutta copia di quello che doveva essere Final Fight vero e proprio. E ancora di più Final Fight Guy, perché era quella proprio una presa per il culo alla stragrande. Biggio, tu sai che io il Puff, avendolo così tanto nel cuore, ogni tanto mi dimentico di dire che il Puff salverà il mondo, il partito antifamiclone, perché noi siamo contro i famicloni, qualunque, di qualunque razza, per dire. Questo però è un qualcosa di ancora diverso, è il famiclone del super famiclone, cioè una roba, un hardware non proprio originale, ma neanche non poco. Cioè, compri questo e puoi giocare comunque ai giochi con la Super FX, cosa che non puoi fare tra un po' con Ah, a l'Everdrive. proposito, bravo, mi ha fatto venire in mente che adesso c'è da usare Everdrive. l'Everdrive. Dobbiamo provare se funziona l'Everdrive. Attenzione, ragazzi, state online qui, state in campana perché adesso ci proviamo. Comunque niente, no, io mi ci chiudo sto gioco, ragazzi, abbiate pazienza. Niente, lo spengo, se no finiamo che faccio una sessione di gameplay da 3 ore. La Switch è ancora online? Sì, è ancora online la Switch. Tra l'altro Diciamo che chiamiamolo online. mi è crashato il monitor qua dove vedo te. Quindi non ti vedo più. Io ci sono ancora, Sì, pare, lo a so che ci quanto sei, ma voglio. non so. Non ho come mutarti, quindi non dire cose strane. Quindi Vabbè. Va bene, no, questo basta. Comunque, bravo gioco. Brothers, ragazzi. Recuperatelo in qualche maniera. Giocateci perché è veramente carino. Oh, allora, io farei velocemente un passaggio con Killer Instinct. Tanto proprio per gradire. Sì, è giusto, è giusto. Ci vuole Killer Instinct. Puff, Pistelli ama Famicloni. Giusto, giusto di 11. Non Bravo, nessuno ti diciamo questa bannava cosa per qua, questo. eh. Nintendo! Ah no. Oh, allora io prendo la mia favorita, ovviamente. Orchid! Orchid! PJ Combo! Gabbo. Allora, vediamo se mi ricordo come si fa la ultra. Sono 1000 anni che non ci gioco, poi il pad non mi aiuta. Allora. Poi questo qua c'ha la brutta Camillo Benso, Conte abitudine. di Cavour, noi che Ha la pensavamo brutta fossi abitudine di annullato, e pararsi un po' invece. troppo. Dai! Entra! No! Andiamo, devo concatenare qualcosa, se no non sono contento. Dai, faccio la tigre. Catenare. Ma come cavolo c'ho? Perché non mi entra la combo? Questo joystick non era la cosa più bella dopo il Super Nintendo?
niente. Andiamo, aspetta, eh. No, niente. No, il pad non mi... Devi fare la rotolata colpendo una sola volta, così lo fai qua. Sì, no, in realtà c'era... Ah, giusto, perché qui c'ho i tasti... Aspetta, eh. Vabbè. Supreme Victory! Provo l'ultima volta, poi ciao. Ah, c'erano Oblivion, c'erano i trucchi. Attenzione, qua sul VS c'erano i trucchi. Potevi sbloccare anche Idol, che era il... Billy? Proprio lui? White Wedding! Dai! Porca miseria. Okay. Ecco, abbiamo perso di nuovo il dottore con un altro gioco. No! Ma perché? Ma perché? Rotolata, calcio forte, pugno piccolo. Ma sì, ma ci sto provando, solo che non entro. Ma perché non entro? Vabbè, ragazzi, niente. Ah! Non entra. Endo Kyoken! No, quello lì era Yang. Quello è un'altra cosa. vabbè, dai. Comunque, rotolata, calcio forte, quello lo sto facendo, ma non entra, non lo so. Questo famiclone non vuole collaborare. Vediamo se riesco a buttarla giù. Ah, troppo vicina. Mi butta giù lei, dai. Buttami. Niente, no, ma ha finito con lo sparo. Che tristezza, niente, vabbè. Tristetudine. Va bene. Achille Rissit rimane sempre uno dei giochi preferiti in assoluto. Allora, io proverei... Che ora abbiamo fatto? Vabbè, dai, sono meno un quarto. C'è ancora tempo di guardare Mortal Kombat. Sì, dai. Allora, io proverei Gogo Hackman, tanto per farvi vedere quanto fosse carino questo gioco. E poi... però devi fare ban presto. Perché è morto il monitor? Vabbè. Gogo Hackman. Che carino. Anche il manga era carino. Ma è Trunks. Chissà perché. Sì, nella una delle fatality si faceva vedere le tette. E poi il personaggio usciva agli occhi. Ok, Gogo Hackman, spero che lo conosciate tutti. È questo bambino demonietto che deve raccogliere le anime. Quando i nemici muoiono, poi c'è il suo amichetto che vola, che va a raccogliere le anime. Cula le anime. No, violenza sugli animali. Ok, adesso è diventato modalità... Ok, è carino anche questo. Tra l'altro, se non ricordo male, ha anche assunto un valore niente male sul gioco, sul mercato. Ma qualunque cosa te la vendono a delle cifre invereconde. L'altro giorno, ho visto una delle cose più agghiaccianti di sempre in un mercatino, no, era un mercatino tipo di Facebook. Metal Gear Solid 1. Ok, versione con la demo di Silent Hill, anche perché quella hanno fatto. Non è la versione Platinum, non c'era, per carità. Comunque è uno dei giochi più venduti di sempre, lo sappiamo. Versione PAL ITA, 200 euro. Ma vaffancuore, 200 euro Metal Gear Solid. No, e ancora no. Per favore, basta con ste valutazioni a cacchio. Oppure Rule of Rose. 360 euro. Vabbè, ma Rule of Rose, ragazzi. Ma Rule of Rose 360 euro? Ma su quali basi? Non ha mai avuto senso Rule of Rose. Ma neanche quando... Non ha mai avuto senso questa cosa. Ma di cosa stiamo parlando? Non ha mai avuto senso in assoluto. In assoluto. Cioè... Nemmeno anni fa. Perché... boh. Mi dispiace, ma no. Cioè, è proprio una di quelle cose. Non c'è nessun tipo di motivo per il quale questi giochi debbano avere queste valutazioni astruse, perché veramente sono cose
E non hanno nessun, possiamo raccontarci quello che vogliamo, non ha nessun tipo di senso, ragazzi. Ah, io purtroppo Mortal Kombat! Questo sarebbe Paolo se avesse i capelli, guarda lì, guarda Maolo con i capelli. Esatto. Dai, proviamo questa schifezza. Ragazzi, è Mortal Kombat. Sì, ma anche la versione con le War Mission, che era in realtà semplicemente un packaging dove c'erano gli stessi giochi, aveva il cartone attorno. Mi può star bene che quello può valere qualcosa di più perché c'è il cartone, va tutto bene, ma dai, Metal Gear è uno dei 3-4 giochi più venduti della storia della PlayStation. Per favore. No, che poi mi triggero e discutiamo. Non ti triggerare, delle non ti triggerare. Ma vatti a triggerare. Questa versione di Mortal Kombat non ha prezzo. Comunque questo qua era semplicemente Mortal Kombat, ragazzi. E niente di particolare. Niente di strano, di modificato. Peccato poi, tra l'altro. Però vabbè, dov'è il mio preferito? Speravamo di vedere veramente Kage. Sì, mi sarebbe piaciuto vedere Scorpion. Royton. Si fa presto a dire van presto. Dopo vi faccio vedere di nuovo il manualetto. Perché... Gord. Oh. No, la versione SNES era migliore della versione comunque Mega Drive. Non aveva il sangue e non lo potevi attivare neanche tramite il menu segreto, che era su Mega Drive, era A, B, A, C, A, B, B. E potevi attivare il sangue. Esatto. Su Super Nintendo, la versione di Mortal Kombat 1, forse l'unico modo, ma non ne sono sicuro, era tramite... come si chiama... non lo sblocca codici, come si chiamava quel Action Replay? Action Replay, non mi veniva in mente. Ma non c'era neanche lì, non c'era proprio il sangue. Forse non c'era neanche lì, o forse diventava verde, non mi ricordo. Su Mega Drive lo facevi tramite il menu segreto. No, era in Mortal Kombat 2 che potevi abilitarlo. Ok, in Mortal Kombat 1, ripeto, su Mega Drive potevi abilitarlo tramite il menu segreto. Non c'era proprio. Non c'era proprio. Action Replay, action! Comunque sì, no, ragazzi, è semplicemente Mortal Kombat. Inutile star qui a star a Mortal Kombat. Giustamente, AVK, la versione Sega CD era 100 volte meglio della versione SNES. Comunque sì, voglio ricordarvi... Gord! Lei è un ingord! Ma soprattutto Scorpion! Scorpion! Raioen! Scorpion! Era la versione calabrese, probabilmente. Comunque no, niente di... So solo che costava 39 sudatissime mila lire. Esatto. Ah, ma io non vi ho fatto vedere quanto costava effettivamente questo 16-bit cazzi e mazzi. Perché c'è anche il prezzo. Eccolo! 280.000 lire sull'Umbria. 280.000 lire mi compro il Super Nintendo vero, super hai vero capito, TV. Hai capito, all'epoca 280.000 lire per sta cacata. Questo per lo conoscevi? Cacata. Lo sapevi che c'era la versione di Super Mario Stars con Super Mario World? Assolutamente sì, per un periodo credo che lo abbiano anche venduto in bundle. Bravissimo, però... Inutile che ve lo faccio vedere, semplicemente su Mario Stars, però con la possibilità di giocare al World insieme. Piuttosto, proviamo un Super Game Boy. Allora, io ce l'ho in versione palle, che è questa qua, e in versione Jap, che è questa qua. Tra l'altro con una scritta dietro, qualcuno che sa il giapponese. Dove sei? Dove sei, Hiroshima? Leggimi dove qui cosa c'è scritto. Seneito? No! Seneito. Chissà cosa c'è scritto. Qualcuno che lo sa leggere? Nessuno? Vabbè. Comunque Scorpion, sì, vedo che ha fatto Scorpion. Allora, io proverei la versione giapponese con qualche giochino di questi. Allora, io ho Wario Land. Questo è Aerostar. DuckTales, proviamo DuckTales. Vabbè, Double Dragon 2 che fa cagare in tutte le versioni. E Donkey Kong, questo qui bellissimo, ne ho parlato anche in video, attenzione ragazzi. Facciamo DuckTales, va. DuckTales! C'è scritto non date palla al cane. C'è scritto Hiroyuki Fukuaki, sarà il nome di... Porca va.
Sarà il nome di chi l'aveva prima? Non credo. Questo è qualcosa che hanno scritto chi lo rivendeva. Sono Hiroyuki Fukuaki. Forse vi ricorderete di me per la possessione di un Super Game Boy. È scritto 800A, giusto? Grandi palermitani si fanno sempre di conoscere. Ok, andiamo là. Vediamo se parte soprattutto. Attenzione, Nintendo, no cartuccia. Funzione? Allora, aspetta, eh. La cartuccia magico. Però... Là. Vediamo un po' cosa succede. Adesso sì. Il soffio magico funziona sempre! Sempre. Questo è uno dei giochi a cui ho giocato di più in assoluto nella mia vita. Questo è il 2 per PS. Questo però mi sa che è un po' alta la musica. Aspetta che abbassi. Non vorrei farvi stordire. Hiroyuki qualcosa. Ah, allora effettivamente beh, è il nome di chi l'aveva? Potrebbe essere. Pare di sì. Il pad mi sta dando un po' di problemi. Un pad che non convince. Hiroyuki Fukaki. Hai capito? Quindi era il nome? Il nome di chi ce l'aveva prima? Hiroyuki Fukaki credo che sia nome e cognome. Correggetemi se sbaglio. Come il dottore ai bit nel soffio. Esatto. Lo riguardiamo, eh. Eccolo, eccolo. Hiroyuki Fukaki. Quindi chi ce l'aveva prima si è firmato il Super Game Boy. Forse perché l'aveva prestato a qualcuno e voleva riaverlo indietro, probabilmente. Comunque, Super Game Boy funziona. Il Super Game Boy! Super! Game Boy! Allora, proviamo quello PAL, ma immagino che vada. Gli mettiamo dentro Donkey Kong. Immagino che non cambi niente e vada anche questo tranquillamente. Noi lo proviamo lo stesso, aspetta qui che chiaro un pochino. Siamo tutti storti, ma pazienza. Vediamo. Hiroyuki Futanari, sì. Futakaki, Fukakaki. A dire che dicono Fukaki, ma Fukaki. Allora ragazzi, qui è un attimo a sbagliare. Cioè la seconda guerra mondiale è cominciata così. Hiroyuki Fukaki e Futanari. E cancio il supporto di Google, confermo. Hiroyuki Futanari torna indietro a Naki. esatto, un po' come Pietro torna indietro, no? Probabilmente invece che Pietro torna indietro in Giappone c'è lo stesso detto però con Hiroyuki Futanari, sì, no? Sì, sì. Hiroyuki Futanari torna indietro a Naki, esatto. Kakafiki con K-Pong. Comunque, se avete visto il mio video al proposito, e vi raccomando di andarlo a vedere, questo Donkey Kong era un gioco molto, molto, molto furbo. Perché partiva come Donkey Kong. Finiva come Call of Duty. Sono morto come un cretino. E quando finivi i livelli standard di Donkey Kong, partiva il gioco vero e proprio, che era quello che poi diventò Mario vs. Donkey Kong. Quindi un puzzle... Un puzzle platform, un platform puzzle, diciamo così. Molto molto carino, originale. Va bene. Ok. Ah! Niente, sto pad non mi aiuta. Il signor Fukaki ha telefonato incazzatissimo dicendo che la rivolge indietro il suo datatore. Per rabbia averlo prestato, ma è più riavuto diventando un membro della Yakuza. Esattamente, guarda, si scoprono gli altarini. Allora, dai ragazzi, proviamo l'improbabile, cioè l'Everdrive. Eccola qua. L'Everdrive. Ovviamente finta. Fasulla anche questa, giustamente non ci facciamo mancare niente. Ma dovesse funzionare anche questa, cioè questo
Questo oggetto, cioè, è meglio dell'originale. Allora, ti accettano scommesse, ragazzi. Secondo voi funzionerà l'Everdrive? Cosa dite? Funziona? Proviamoci. Funziona? Proviamo. Secondo me esplode. Sì, probabilmente Ruka è molto, molto, molto probabile che lo faccia. Sì, solo il playdate è superiore a questo. Sì, il playdate, tra l'altro, lo vedremo perché giustamente poi ci manca qualche minuto. Ci guardiamo anche gli ultimi giochi del playdate. Sta usando roba finta su roba finta. Bravo, bravissimo Maurizio. Questo è il nostro mantra. Questa è quella clone 1-1. Sì, questa è quella clone 1-1 presa da AliExpress e con il supporto ai giochi FX e tutti gli altri vari chip. È veramente ottima. Aggiornabile poi, tra l'altro. Oppure. Cloneception, io dico di sì. Proviamo, proviamo. Allora, mettiamoci qui, accendiamo. Per accendersi si è accesa. E funziona! Ma incredibile sta cosa! Adesso proviamo una cosa carina. Perché no, adesso io peccato che non posso vederla in NTSC senza che flickeri per l'adattatore, perché sarebbe da giocare in NTSC ai giochi PAL, perché con questo si può fare. C'ha il super chic dentro. C'è tutti i vari. Le super cose per. Vabbè, proviamo. Vediamo giochi FX cosa c'era dentro. Non so, vabbè, sta. Doom. Doom! Proviamo Doom. Vai con Doom. Dai, funziona benissimo. Alla grande. Bravo, Speed Vicious! Adesso proviamo anche Street Fighter Alpha. Proviamolo subito. Intanto vediamo un po' Doom se va. In teoria. È bellissimo Doom. La versione Super Nintendo faceva un po' cagare, anche perché vedete, era in finestra. La grazia che sono riusciti a farla. Sì, ma infatti è abbastanza particolare. Mezzo miracolo. Purissima poi, vabbè. Come Doom e Return to Castle Wolfenstein su Switch, sempre Nintendo, quindi sempre miracolo. Però va alla grande. Anche i giochi Sì. FX vanno stra benissimo con sto clone. Veramente, veramente particolare. Beh, 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 beh. Ah, ok, oh. A-E-I-O-U. Speriamo a due pixel. Eccoli qua. Ciao, uomini pixel. Comunque sì, va. Ed effettivamente gira a PAL 60, ragazzi, perché la versione PAL non girava così veloce. Non girava assolutamente così veloce. Quindi, cioè, devo dire che fa un ottimo lavoro sta roba. Peccato Eh sì, solo che non ha. Peccato alle musiche migliori del Jaguar. Cosa? che non ha l'uscita multi-out digital. Multietnica. Peccato. Peccato che esca solo in RCA. Muori, muori! La versione PAL non sto. Infatti, la versione PAL era molto più lenta di così, ma molto più lenta. Questa era una versione paragonabile a quella di un 386, ecco. Guarda. La versione Jaguar era ancora più una merda. Questa forse andava più veloce di quella del Jaguar, può essere? La versione NTSC Super Nintendo? Jaguar era più definita, ovviamente. Questa qui saranno 20 pixel per 20 pixel. Vabbè. Comunque, proviamo. Allora, aspetta, lo spegniamo, lo riaccendiamo. E proviamo a vedere se troviamo Street Fighter. Street Fighter Alpha 2. Allora, chip SA1. Robot Tyson. Che chip Eh era sì, quello di Street Peppolo, Fighter? dovremmo chiedere a una persona che si occupa di Jaguar. Eccolo qui, Io scusate. conosco fin troppo bene. SD1. Ok, Street Tu devi Fighter. Ce mettere. l'abbiamo USA o Japan, però effettivamente dovrebbe funzionare in entrambi gli standard. Dato che Japan, PAL sappiamo che i nomi sono 60, giusti. dato che PAL 60 dovrebbe essere ottimizzato, quindi io azzarderei su un Japan. Vediamo. Proviamo, vediamo che cosa Ok, succede. partito. Vediamo se glitcha male o se mancano pezzi. Eccolo lì. Ok, allora fermi. Facciamo il trucchetto. Lo mettiamo Cricche così. ballacche. Ok. Lui parte, lo switchiamo a caldo. To.
Pronti! Grandissimo! Vediamo. Una grancia. Che figo! E avevano proprio riprodotto quasi tutto di sto gioco. È veramente un mezzo miracolo sto gioco. Io non so come abbiano fatto. Tra l'altro, era uno dei pochi giochi che aveva i caricamenti su cartuccia. Caricamenti però D'altronde. effettivamente giustificati, perché cavolo, non si capisce come abbiano, come siano riusciti a ottimizzare sto giocone cioè, girava bene forse su console solo su Saturn al Eh sì, tipo. 100%, Arcade Perfect. Versione PAL era più lenta del Doom su PC. Ah sì. Conversione mi va, che bello. Diciamo che l'Everdrive da un certo punto di vista overclocca un pochettino. Beh, sì, ce l'ha, però la console questa di qui effettivamente overclocka già di suo. Però lento, mica tanto. No, infatti era ro veloce. Peccato per l'audio, no, ma Speed Vicio, cioè, tu devi immaginare cosa c'era dentro quella cartuccia. Non ce la facevano a buttarci dentro anche l'audio campionato in maniera migliore. Cioè, dovevano mettere dei chip aggiuntivi per potercelo fare stare. Erano pesantissime i sample audio. Allora, arcade versus arcade, ovviamente. Va che bello. Va che bello, va che bello. Dov'è il mio cane? No, il pad qui ha qualche problemino. Lo confermo. Prendi Charlie, prendi No, ma che Charlie? Sì, ovviamente perché le tracce non erano musicate, non erano wave. Ecco che Charlie. caricavo. Erano lì. Erano MIDI, erano suonate dal Super Nintendo, quindi giustamente dovevano utilizzare gli strumenti del Super. C'era un concertista dentro al Super Nintendo che tarattarattarattara, ma c'era Vedete che tutto. si blocca per caricare? Lui si bloccava prima di partire. Poco dopo il versus e poi dopo il fight, perché stava a caricare. Però sì, è veloce e sicuramente ottimizzato PAL 60 la console. Saluti da Londra, salutiamo Ciao da London, che è Londra, scritto ciao Delju. L apostrofo H, come era scritto London. Vediamo se riesco a fargli lo sciorino repa. Ecco, via, fatta. Lo Shinryugen! Povera Charlie. Sì, infatti, se il Fighter Alpha 2 su SNES è stato un mezzo miracolo tipo Resident Evil 2 su Nintendo 64. Verissimo, verissimissimo. Sì, ovviamente hanno risparmiato su tutto, Peppolo, sulle animazioni dei fondali, su ovviamente la compressione sonora, su qualsiasi cosa. La dimensione dei personaggi, che sono ovviamente più piccoli rispetto agli originali. È ovvio. Aia, aspetta, adesso ti faccio questo. Ti faccio questo! Shoryuken! Io gli faccio lo Shinryuken. Niente. Vabbè. Comunque, Galletto Vallesplogen! Esatto. Comunque diceva, per questa cosa. Tu, allora, aspetta, voglio fare un sondaggio popolare, ragazzi. Quando Ryu o Ken faceva il calcio, questo qua, secondo voi cosa diceva alle vostre orecchie? Come suonava? Ditemi. Perché è Mamma mia, bella questa cosa, perché io. varia da regione a regione, a generazione in generazione, perché Io se vuoi te lo uno dico il mio, sentiva, però. tu sei, Paolo, comincia tu. Attack Ed io dicevo Attack Splugen. Questa era and la Spluge, perché vedo che c'è anche altra Attack Splugen. gente tipo Ruka che dice Attack and Spluge. Io invece sentivo Tatsumetsen Sprugen. Non lo so perché. Tatsumetsen Sprugen. Io dicevo, ma che cazzo è Tatsumetsen Sprugen? Poi effettivamente diceva Tatsumaki Senpukyaku. Sì, Tatsumaki Senpukyaku. Io Acciaccapuruken! Agattariuken! per capire che cosa diceva, Io capivo ho dovuto. Katspav Sesplugen! No, io per capire che cosa diceva, ho dovuto aspettare di giocare a.
non ricordo se era Marvel contro Capcom o Marvel Super Heroes contro Street Fighter, che tu facevi la mossa finale, lui diceva Super Tatsumaku Senpu, Super Tatsumaki Senpukyaku, cose di questo tipo. Allora capivo che cosa. Io pensavo fosse tedesco, Ruka. Vabbè. Ci sta, ci sta. Diceva Einzwei Polizei. Avanzenzuken, la chiappacciughe. Vabbè. Ma Kyusplugen non credo. Tu devi essere catanese, caro Mac. Comunque bellissimo, ragazzi. Funziona anche l'Everdrive. Veramente, veramente incredibile. Io ne proverei un'altra, tanto per un altro giochino, uno di quelli con i chip particolari. Proviamo... Con DSP cosa c'era? Ah sì, c'erano quelli Top Gear, sì. No, volevo provare qualcuno con l'SA1. Allora. Dragon Ball, Hyperdimension, dai, proviamo Dragon Ball. Aveva tutti gli effetti di zoom strani e robe particolari. A Kraken for Rocket! Oh, che bello, Hyperdimension. Questo qui credo che sia il gioco più bello di Dragon Ball fino all'arrivo del Ultimate. Figura degli altri. Che per quanto mi riguarda era bellissimo. Ciao Giacomo! Cartucce cheat. Beh, Rain, ovviamente funzionando... Aspetta, che qui ho premuto sbagliato. Funzionando tutto... Il Super Game Boy, la... qualunque cosa, insomma, funziona di tutti i giochi più strani, con i chip più particolari. Non vedo perché non debbano funzionare cartucce con i cheat. Honor dice The Honor. The Honor, vabbè. The Honor. Lasciate stare, che io... quest'ora mi viene la dislessia. Odiava Final Bout, pure io abbastanza. È stato uno dei giochi più venduti dell'epoca. Lo so. Tu ce l'hai ancora un Final Bout in negozio? Non mi pare, dovrei averli venduti tutti. Però ho un Medieval e un Tenkai. Tra l'altro Hyper Dimension, o Dimension, era stato utilizzato come base per trarre i personaggi delle prime versioni del Mugen. Del Mugen, ditelo come vuoi. Quando trovavi i personaggi di Dragon Ball nel Mugen, il 99% dei casi erano rippati da questo gioco qua. Perché è uno dei giochi migliori, 16-bit, quindi dimensionali. Giù, indietro, avanti, attacca a distanza. Proviamo. Shit! Ah, pure le parolacce ce l'hanno messo. Cacca! Va bene, io ho un piccolo che dice shit! Magari anche no, però potrebbe. Bello che è scritto in caratteri talmente grandi che va a capo automatico e non riesce a capire che cosa sta dicendo. Sì, ma questa di qua non so se è la versione ufficiale inglese o se sia una traduzione amatoriale. Una traduzione. Secondo me è la traduzione amatoriale. Super Saiyan Setsu, gioco RPG con la Sima, ne hanno fatto di tutti i tipi, di tutte le forme, di tutti i generi. Dragon Ball è uno una delle IP manga più sfruttato in assoluto nel mondo dei videogiochi, ma proprio al 100%. Ma comunque dovevo Rubbish. Perdere. Sarebbe la storia, ovviamente dovevo perdere con Piccolo, se no a battermi nei panni di Goku contro Freezer. L'ultimo fighter Z su PA, sì, ma io allora di Dragon Ball ho giocato solamente Dragon Ball Kakarot, che mi è piaciuto abbastanza, però i picchiaduro non li ho più approfonditi, purtroppo non lo so, ma un po' tutti i picchiaduro mi sono un po' stupato, veramente. L'unico che ho giocato proprio con passione e felicità è stato il Killer Instinct, quello nuovo che è uscito per Xbox One. Lì mi sono proprio divertito. Ah, e anche Mortal Kombat XL, la versione XL. Poi per il resto, e forse anche un po' Injustice, ma il primo. Poi per il primo resto, Injustice per me rimane un giocone. Come giochi moderni, picchiaduro, ahimè, non
c'è tanto, non provo più tanto appeal, anche perché non ho nessuno con cui giocarci in real, perché venite a giocare online, perché ragazzi non è la stessa cosa. Perché loro bisogna giocarli di persona, e se perdi devi poter riempire di batoste vere, di calci, chi ti sta a fianco. Va bene. Dragon Ball è sempre carino, abbiamo visto che funzionano anche i giochi con quel chip lì. Allora, proviamo l'ultimo. Doom, che sono quelli... Star Ocean... Super Mario RPG. Ma sì, dai. Ma no, dai, tanto funziona. Vabbè. Proviamo questi di qui, vediamo cosa c'è. Dobbiamo ancora provare la consolina con la manovella. Sì, adesso la proviamo, ragazzi. Proverei l'ultimo proprio qua. Facciamo... Sì, dai, Mega Man 3. X3. Ora di uscire la console della Vemaia, sì, adesso lo vediamo. Final Battle era peggiore di questo, sì, ma Final Battle era orribile, però era carino perché c'era Goku Super Saiyan 4, vabbè, era il momento. Invece, di... L'altro cos'era Final Battle 22? Ultimate Battle 22. Ah, Ultimate Battle. Bellissimo, quello mi è sempre piaciuto. Era difficilissimo, ma mi piaceva. Poi c'ho dei ricordi. Sì, anche me è una cosa bellissima. Possiamo promuoverla questa buona figura, questa buona azione. Cosa disse di Final Fight per te qua? Sì, ragazzi, allora, il primo Final Fight, lo dico, lo riconfermo e lo dico per Super Nintendo, è una cagata. Perché non è? Lo comprai all'epoca nella speranza di poterci giocare con questo fratello. Quando poi scoprire che si giocava in uno. Aha! Perché Capcom ci aveva avuto il culo pesante e non aveva avuto proprio voglia di impegnarsi con l'hardware. Questo. E da quel momento in poi io quel gioco lo detesto. Sono risollevati con i 2, sono risollevati ancora di più con il 3. Ecco, Final Fight 3, esclusiva Super Nintendo, ricordiamocelo, era meraviglioso. E all'epoca non piacque a tutti perché dissero, ma è sempre uguale. Cavolo, è sempre questo è il Final Fight che io volevo giocare all'epoca. È sempre uguale, direi tu che è sempre uguale. Dicono che l'audio del gioco è molto alto. Ecco, l'ho abbassato. E quindi niente, voce troppo bassa. Ripeto quello che ho detto. Secondo me Final Fight su Super Nintendo, Final Fight 1, faceva cagare perché era iper limitato, si giocava in un solo giocatore ed era una delusione per quanto mi riguarda. Ho gradito molto i seguiti. Va bene ragazzi, allora rimettiamoci qua. Allora, direi che Super 16-bit la possiamo promuovere, perché veramente è stata una console ben fatta, intelligente per il fatto dello Switch, ipercompatibile e quindi da questo punto di vista promossa. Tra tutti i vari cloni che ho provato, secondo me questo qui è il migliore. Poi non è escluso che prima o poi, in un prossimo futuro, ci possa fare un bel una video. Puntata dedicata che magari, ecco, portiamo il verbo a più persone. Però Lo dici? Beh, adesso portare il verbo lo porta verbo. Il partito antifamiconi. Il verbo dei clonazzi, dei cloni. No, Maurizio, aiutami tu! Che bello! Comunque, ragazzi, se non avete un Super Nintendo, non so come possa essere mai possibile questa cosa, ma nel caso non lo abbiate e ve ne capita uno fra le mani, prendetela perché vale. Peccato solo per l'uscita video. Ecco, mi sarebbe piaciuto poter usare la SCART, collegarmi, che so, al PVM, boom, qualche CRT serio. Però vabbè, anche così ci piace. Ragazzi, è il momento. Questa cosa per le mani sarebbe diventato ricco. Ah, sì. No, ma credo che... Ah, è strano, sono strani questi cloni, perché
Non costava poco, ragazzi, perché costava, ripeto, 280.000 lire, qua. Che per essere Dio. un clone, 280.000 lire era tanto, perché un famiclone del Nintendo te lo vendevano 60-70.000 lire, 100. 280.000 lire, a sto punto cioè, compravi quasi il Super Nintendo originale, eh. Cioè, più o meno quando è uscita questa, il Super Nintendo stava a quel prezzo lì. Oh, Insomma. allora. Vediamo, vediamo. Ci metti l'attore SCART? No, non è così semplice, perché l'attore SCART praticamente adatta l'RCA scrauso della console, mentre il Super Nintendo originale ha questo. Ha questo. Il multi-out che esce in RGB, attenzione, questo esce in RGB e quindi una qualità video molto 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 superiore. Ma che cosa dovreste sapere, insomma? Cosa ve lo sto a dire a fa? Mi pare che il mio costasse per una settantina di mila lire. Sì. Posso fare una domanda? Potrebbe consigliare un paio di siti seri dove recuperare retro game originale che non sia eBay? Vinted. Ormai. Vinted, Anche Walla, se sta forse. salendo pure lì, Anche eh. sì, in effetti. Però lì. Ormai retro game economico non lo trovi più da nessuna parte, purtroppo. Ormai siamo arrivati a quel livello lì. La pazzia ormai dilaga. Devi fare questo acquisto nella mancanza di un Super Nintendo nei negozi. Sì, però magari nell'Europa dell'Est, la Cina, dove viene questi qui, queste console largo, da dove vengono da Cina, lì. ricordatelo. Ok, ma qui in Italia con la diffusione del Super Nintendo, Nintendo praticamente era. La trovavi dai negozi di giocattoli ai supermercati, ovunque a un certo punto. E non aveva assolutamente senso. Ripeto, quando è uscito questo clone lì, non. Il Super Nintendo già stava sulle 300.000 lire, quindi proprio inutile. Però, col senno di poi, recuperandolo adesso come clone vintage, ci sta. Oh, eccolo, eccolo! Mettiamoci così, così vediamo un pochino. La console con la Allora. manovella. New games available! Allora, vediamoli, vediamoli. Oh, connect your playdate. Eccolo! Bene, vediamo. Abbiamo gli ultimi 10 minuti, ragazzi. Ce li guardiamo di playdate. Non scappate, non scappate. Poi vi devo anche raccontare un'altra cosa. Allora, eccoli qua. Questi sono gli ultimi. Vediamo il primo. Vediamo un pochino. Vediamo. Snack! No, cos'è? Snake? Dai. Snack con lo snake. È veramente Snake. Snack. No, oh, è Snake. Però aspetta, ma che sono quelle? Ma cos'è? Aspetta. C'è una mela Ah, bacata. devo mangiare le mele prima che loro si appiccichino e Mangia le mele si prima che loro mangino allippino te. come i polpi allo scoglio, praticamente. Ma che roba? Ma poi mi raggiungono la capoccia? E beh, penso di sì, perché altrimenti non avrebbe Ma senso. sembra che. No, sono sempre ferme. Dici? Dici che si Odd. avvicinano? Forse Ma. magari più ne mangi e meno. Boh. Boh. Comunque, sì, vabbè, dai, è Snake. È uno Snake un po' particolare. Boh. Guarda, va che roba. Ma io riesco a mangiarmela quando è attaccata su di me, provo. No. Comunque, Arte per te chiede se puoi fare un saluto a suo figlio che si chiama Enzo, così domani a colazione gli fa questa sorpresa. Grandissimo, grandissima arte per te. Ma sì, ti conosco a te. Ti conosco. Sì. Forse sono anche iscritto al tuo canale. Attenzione. E ciao Enzo. Aspetta, 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 che mi metto a favore di camera. Ciao Enzo, è un piacere. Baci, come stai? Spero bene. Un saluto da Dr. Game. Ciao, 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 ciao. Bene, bene. Sì, arte per te. Lo conosco il canale, molto molto carino. Di cosa parla? Fammi indovinare. Fa decoupage, lavoretti, con piccoli Figo. cose artiste. Molto molto carino. Brava, brava. Ok. Ah, è vero, sei iscritto al Sì, canale di sono Maurizio iscritto. Pistelli? Sono proprio iscritto. Anche Pistelli.
Pistelli, sei iscritto al mio canale? Ovviamente no, non mi iscriverò mai, Maurizio. Mettitela via. Allora, vediamo quest'altro. Oh, Sasquatchers! Sasquatchers. Vuol dire che praticamente si parla di Bigfoot. Sasquatch. Sasquatch. Sai cosa sono i Sasquatch, caro Mauro? Sono i Bigfoot. Bravo, bravo, bravo. C'era un... Ricordiamo il mitico film Bigfoot e i suoi amici, era E bellissimo. non solo, c'era anche un Sasquatch. Oh, grande, benvenuto Fabio Gorini, ti sei iscritto. C'era anche un personaggio, un Sasquatch giocabile nella serie di Vampire Killer, Sì, Vampire Killer, sì. Vampire Darkstalkers. Savior. Ok, vediamo Sasquatchers. Ah, questi qui sono quelli che vanno a fotografare i Bigfoot, i Sasquatch. E Ho verranno sposato mangiati dai un Sasquatch. Manipogo, la leggenda del Manipogo. Ah, allora, devo scegliere un titolo epico, memorabile. Attack On Titan. Nessie. Whisper Danger, Operation Nessie, Night of the Nessie, In Search of Nessie, Revenge of the Nessie, Death of Nessie, I Was a Teenage Nessie, Who's That Nessie, Desperately Seeking Nessie. Allora, dai, ho sposato un Tengu. Thunderbird! Dentro. Wendigo, Shin Shin. Ho sposato uno Yeti, dai, partiamo così. Ho sposato uno Yeti. Nuova avventura dei Sasquatchers. Un Tengu di Neru, Un esatto. tengu di Neru. Wow. Come siamo finiti in Ok. Sardegna? No! No, livello di pratica, dai, vediamo. Ho sposato un Impara le Mauro, basi quello del è un Sasquatch casino. professionale. Ah, c'è anche il reward, Il titolo che 50%. avrebbe scelto mia moglie. Vediamo come funziona questa cosa. Questi sono invece dei Bird Watchers, sono i Sasquatchers. Grazie, arte per te che ti sei iscritto al mio Grande, canale. grande arte per te. Grazie, grazie. Hey guys, if you're new to the channel, we're the Sasquatchers. Ah, è praticamente come se fosse un programma televisivo. Sai, no, quelli che vanno a scoprire gli alieni oppure i fantasmi nelle case di Si chiamano Rocca. pazzi. Ecco, questi di qui invece sono quelli che fanno il programma in cui cercano il Bigfoot. Scientist influencers. Ok, tonight we're in the tranquil Tudor Meadows, gathering evidence of the elusive Sasquatchers. Let's get Sasquatching, dude. No. Ok, va bene. Ok, dai, va bene, va bene. Sì, ok. Sasquatchers Riusciamo ad che arrivare. Si costa. possono vedere dei Sasquatch in No! questo gioco di Sasquatch? Ma è un RPG a turni? È un No, vedi che tattico? palle. Non ci posso credere. La Ma mossa, potevamo fare un fotografo picchiaduro mossa. uno contro uno con i Sasquatch? Ah, no, l'hanno già fatto, è vero. Che figo! È un RPG a turni con tattico. Pure. Scientist. Ok, sì, poi c'è tanta lore. Loro parlano di Sì, la lore. lore Ok, move, che viene a me foto, viene. track, Però. foto. Vediamo. Ah, e poi quando ti... Ah, con la mano vera. Eccolo, eccolo, eccolo! Shoot! Eccolo, eccolo, l'ho visto, l'ho visto. Ah, e poi ha il counter delle views e dei like. Ok, dai, Ma perché carino. vengono sempre così scure le foto dei Bravo, Sasquatch? esatto, questa è una bella domanda. Infatti, anche questi vengono Cioè, scurissimi. preferito da me, sì, mamma mia. Ok. Adesso chi tocca? Ok, Sotto a chi tocca. Perfetto. è finito il nostro turno. Adesso è il Ok. turno, eccolo lì, del Sasquatch. Adesso è lui che fa le foto a noi, o ci mangia il Credo cervello. che ci picchi a sto punto. Turno adesso è il nostro turno. Ma io posso subito sparare, devo muovermi. Allora, Perché devi aspetta. sparare, poverino? Cioè, hai trovato un essere vivente e lo devi ammazzare, cioè. Ok. E vabbè, Lo come... Ah, ma tengo questo di in qui però AI. è già selezionato, quindi vuol dire... Ok, vabbè, niente. Sì, comunque è proprio un... ah, mi colpisce. Ho anche le vite, giustamente.
Come faccio a spostarmi? End turn. Scusa. Turn. Prima che ti ci perdi in questo gioco. Sì, no, cavolo, favore. Questo qua mi ci perdo, ragazzi. È bellissimo. Eccolo qua. Move call lure. Ah, è per attrarre le creature in modo tale da attrarle per un tour. Ma no, ragazzi, è bellissima sta cosa. È bellissimo. Bravo, Mr. Santinu. Mi assomiglia a Ogre Battle. Sì, vabbè, un po' come... Assomiglia un po' a tutti i giochi strategici a turni su caselle. Però comunque sì, dai, carino. Serie l'aeroporto, L'SDK per programmare su predette è disponibile sul sito ufficiale? Sì, che io sappia sì, è disponibile ed è anche gratuito, se non ricordo male. Quindi lo puoi scaricare e utilizzarlo. Ok, Ticionna. Io, Dr. Paolo, un sogno nel cassetto. Se vuoi venire quest'estate da Paolo ad agosto... giochiamo insieme tranquillamente, ti facciamo partecipare a una delle puntate di Thank You for Playing. Cazzotti dietro la cazzotti. Testa. Buonasera dottore Paolo, buonasera. Sì, sì. Comunque carino, veramente carino questo, sì, è un altro di quei giochi da chiudersi. Perché sono fake? Che cosa sono fake? Disco Fever. Comunque Sasquatches per il costo di me, allora, vediamo quanti ne abbiamo sbloccati fino ad adesso. Allora, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Mancano altre due settimane, perché in totale sono 24, se non ricordo male. Quindi in due settimane finiamo di vedere tutti i giochi sbloccabili della Season 1 del Playdate. E poi chissà, se ne pubblicheranno degli altri gratuiti, ovviamente. Ciao Giorgio, ciao, vabbè, ma adesso chiudiamo anche noi, Giorgio. Aspetta solo un minuto e chiudiamo anche noi. Allora, ragazzi, ovviamente io vi ricordo, cosa molto 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 importante, il viaggio in Giappone. Quindi, come vedete qua, c'è sempre la solita paginetta che, di cui vedete l'indirizzo qui in sovraimpressione, drgame.rubytravel.it. Siete interessati? Venite a fare un giretto, leggetevi tutti i vari dettagli, le tappe, tutto il resto, e poi valutate se effettivamente partecipare insieme a noi. Come scritto qui, sarà dal 24 settembre fino al 1 ottobre, e una 8 giorni bella massiccia, in cui avremo modo anche di vedere come butta in quel del Tokyo Game Show, di fare degli acquisti belli pastosi e comprare retro gaming in quantità, e soprattutto avrete la possibilità di partecipare a un mio video della serie regolare che girerò direttamente lì. So già su cosa hanno rimosso il Gundam gigante, vabbè, ma ne metteranno un altro, dai, vabbè, comunque noi a Odaiba ci andiamo lo stesso, andiamo a spulciare il negozio del Gundam. E stavo dicendo, so già di cosa parlerà il video, sarà una console molto importante, e quindi se vi va, se avete la possibilità, se è una cosa che vi piacerebbe fare, valutatelo. Io vi raccomando di quantomeno riempire il form, trovate il link qua sopra e anche sotto, e richiedere informazioni. Senza impegno, loro vi daranno, questi dell'agenzia, tutte le informazioni del caso e poi deciderete con la massima tranquillità. Ma poi finiti quei 24, ma cosa? No, poi 24 dopo... cosa? Che 24 sono? No, 24 settembre, poi fino all'1 siamo lì e poi torniamo a casa. E quindi, ragazzi, io adesso ovviamente spammerò questa cosa ovunque e per sempre fino e a... E quantunque, peraltro. Ovviamente sta facendo lo stesso anche Mauro, perché anche lui sarà con me lì in Giappone, quindi facciamo una bella visita, bella importante, con due proprio teste di cavolo come noi. Teste coronate, quindi non potete mancare, ci divertiremo, mangeremo, berremo e
E soprattutto ci Spenderemo a perderemo, questo punto. ecco, in quel di Tokyo. Mi raccomando, se vi va, ricordatevi che c'è questa possibilità. Bene, ragazzi, allora, prossima live ci sarà un ospitone, bello peso, ragazzi, davvero importante, una persona che ha fatto una parte della storia della comunicazione relativa ai videogiochi qui in Italia. E una persona con cui ho già collaborato in passato e che ha messo su un nuovo progetto, io mi piacerebbe che ve ne parlasse. Ovviamente potete fargli tutte le domande di questo mondo. Chi sarà? Ovviamente non ve lo dico ancora, dovete seguirmi sui canali ufficiali che vedete qui sotto il Mivar, sono riportati. Mi raccomando, non mancate mercoledì prossimo per la nuova live. Noi ci vediamo comunque domenica. Per un nuovo video della serie regolare, della serie regolare, magari. Un nuovo video classico di Dr. Gay, quello della serie regolare è in lavorazione, ragazzi, ma non so quando potrà essere pronto. Un nuovo video classico del canale. E con Mauro, ovviamente, l'appuntamento è per domani sera, suo canale, nei suoi canali, sempre per le In sue teoria. live, senza arte né parte. E poi nient'altro, io vi auguro ovviamente una buona settimana e niente. E quindi, ragazzi, arte per te, un bacione e saluti la Sicilia, grande. Ma allora sei mia conterranea. Bene, 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 sono contento, sono contento. Allora, ragazzi, che altro dire? Paolo, tu vuoi salutare, vuoi dire qualcosa? Io saluto tutti, tutto il tuo pubblico. Un saluto al pubblico che ha partecipato. Io spero prima o poi che vengano anche da me, a fare un giro così a scambiare due parole. Io allora, in teoria domani sera dovrei fare la live, alla peggio la farò venerdì, che sono un po' in casine, quindi non so ancora bene se domani o venerdì sera farò la live, uno di questi 2 giorni comunque. Tenetevi, come si Liberi. dice, tenetevi informati. Se mi cercate, cercate Paolo Marocco, non Mauro, perché non è detto che mi trovate. E quindi, grazie ancora a tutti voi che avete partecipato. Se vi fa piacere, domani o comunque venerdì fate un salto nelle mie live, tendenzialmente giovedì sera, comunque. Vediamo un po' Ok. che cosa succede. Vabbè, Quindi ci vediamo, anche no, perché buonanotte. ovviamente, ma chi è che deve... Ah. Vabbè, ragazzi, allora, ripeto, appuntamento questa domenica, mercoledì prossimo, con Paolo, domani o venerdì. E saluto tutti voi che mettete il vostro Dottor Game, dal buon Paolo. Buonanotte, grazie mille per essere stati con noi. Siete stati tantissimi, addirittura abbiamo raggiunto oltre 400 spettatori contemporanei, cosa veramente rara per queste live. Prego, 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 prego. Grazie ancora, tutti per te, erano qui tutti per te, giusto? Bravo, Santino, mi è venuto in mente la stessa cosa. Quando mi cercate non mi trovate, l'arrotino, Mauro l'arrotino. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti, grazie ancora, alla prossima. Ciao, Buonanotte. share, 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 share.